Io soltanto due cose e poi seguo i lavori finché posso. A un certo punto dovrò assolutamente lasciarvi, non era programmato, faccio una serie di riunioni, ho dovuto cancellare una dopo un'altra. Un momento un po' caotico questo, ma è positivo, di grande lavoro per tutti noi. Però bisogna un attimo. Sono ritornato alle questioni dell'emergenza, è un tavolo a cui tengo molto, è un incontro a cui tengo molto ed è un tavolo a cui tengo molto, anche perché la presenza, credo, in videoconferenza non c'è, della Sicilia, ma tua, della Sicilia, la Piemonte. Piemonte è con il punto fermo del Piemonte, come no, in realtà su quello che noi chiamiamo il tavolo agricoltura, noi abbiamo un tavolo all'interno di Ispra, come per il CDP, un tavolo all'interno del quale ci coordiniamo su tutti i vari tematismi che riguardano l'agricoltura, a partire dal, ad esempio, dall'uso del fitofarmaci nell'area Natura 2000, fino ad arrivare appunto al problema dei nitrati e compagnia varia. Allora, il problema dei nitrati lega le cinque regioni settentrionali, quindi va dal Friuli sino al Piemonte. Questo comincia a essere un asse, no? Invece sostanzialmente da nord a sud, che è l'altro discorso che facevamo anche in ambito del Consiglio federale, di riuscire a collegare il sistema paese che ci riguarda, mi riguarda me personalmente come Presidente della Repubblica. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, un'altra cosa a me cara, è un altro di quegli argomenti che mette ad un tavolo da una parte il Ministero dell'Agricoltura e dall'altro il Ministero dell'Ambiente. L'utilizzazione dei fanghi in agricoltura è una questione che mette a confronto le teste dei due ministeri, esattamente con il tavolo di Carli e con i due ministeri delle regioni. E mi sembra l'altra questione interessante in questo paese, cioè far funzionare degli incontri istituzionali su una base tecnica. Questo è l'altro aspetto a cui io tengo moltissimo. Terzo, proprio legandomi a questo, nei giorni passati, nei mesi passati poi siamo stati presi da altre cose, però ne ho parlato con Giuseppe Blasi relativamente a questo tematismo ad altri, e la mia idea è di creare un raccordo molto forte appunto con i soggetti dell'agricoltura, in particolare col CRA, anche nella sua nuova, diciamo, configurazione, quella che sarà, adesso vediamo cosa succede in questo percorso, ma insomma di avere dei luoghi che riconosciuti dall'autorità relative, quindi l'autorità ambientale, l'autorità agricola, all'interno del quale o noi partecipiamo o noi abbiamo il compito di in qualche modo di dare un luogo di coordinamento e di confronto su cui costruire delle soluzioni condivise e quantomeno definire là dove non si riesce a trovare quelle che sono le criticità. Un esempio diversissimo da questo campo è ad esempio il tavolo per la sismicità in Lota, che ci fu chiesto dal ministro Orlando. Abbiamo messo tutti i soggetti attorno a un tavolo dei vari ministeri e della comunità scientifica, è diventato sostanzialmente un luogo positivo di esposizione di quello che è lo stato dell'arte, di quelle che sono le criticità, cose che sono importanti. Quarto punto, Vittorio Amadio, qua vicino a me, li conoscete quasi tutti, però a parte che lo conosciate, è membro del Consiglio di amministrazione di Ispra ed è colui che in qualche modo mi aiuta sulla parte scientifica, non raccorda diversi nodi, che è il consiglio scientifico, che è il consiglio di amministrazione e che è la presidenza, quindi in qualche modo non è una delega formale, non è in realtà è un affiancamento nel darmi una mano sul gestire questo, diciamo, questo mondo a 180 gradi. Massimo, credo che questo sia anche poi da riportare nelle dinamiche del programma triennale, così come la gestiamo, certo. Anche perché il programma triennale per Ispra è un terzo del programma delle attività dell'istituto, cioè quindi in qualche
qualche modo pure in questo dobbiamo un attimo pensare come convogliare questa materia. In parte l'abbiamo fatto, ma cercare di dare più forze, più... Ecco, io ho fatto questa introduzione in generale perché volevo darvi un po' il punto di un percorso a cui tengo molto, al di là, i miei lo sanno, come i due lo sanno, al di là di quelli che poi sono gli atti convenzionali, da dove arrivano i soldi, dove, se ci sono i soldi, non ci sono i soldi. Io credo che sedersi su una seggiola di un ruolo, alla fine dobbiamo cercare di fare il nostro meglio per raggiungere gli obiettivi che ritengo utili al Paese. Questo vale ad esempio per questo, ma vale anche per il rapporto sui pesticidi, no? Che facciamo, in realtà è un'iniziativa che da un punto di vista di convenzione è scaduta, ma noi continuiamo a farla assieme, no? Perché riteniamo che sia utile quell'attività di reporting per il paese e coordinata per il resto. Ecco, mi è dato un po' questo, mi piacerebbe che restasse il framework all'interno del quale, se lo condividete, all'interno del quale muoverci e anche avere un po' un inquadramento dei passi successivi. Bene. Bene. Io, dopo il discorso del Presidente, ovviamente io sono Anne Morroni, direttore di Dipartimento di Direttore. Ma credevo la conoscessi tutti, io presentato. Una proposta. Da un sens macchina. Siccome appunto c'è sia il Presidente Ubi Maior e il Dottor Dulci che ha fatto il coordinamento un po' insieme con gli altri colleghi di ISPRA, io ho solo un ruolo, diciamo, gestionale, quindi la proposta è questa, di presentarci magari velocissimamente, sì, perché io non vi conosco tutti e forse non tutti ci conosciamo. E poi un'altra cosa volevo precisare, mi fa piacere intanto incontrarvi perché sono rari gli incontri ormai intorno ai tavoli, il tavolo è anche molto virtuale, e a questo proposito volevo dire che insomma noi come ISPRA abbiamo trovato il luogo, no, virtuale dove scambiarci informazioni, dati, dove lavorare. Quindi siccome io sono fissata con la comunicazione, ho qui anche i rappresentanti del mio servizio portale web, ecco, volevo dire il contributo e l'apporto di queste metodologie ci hanno consentito di lavorare, di scambiarci appunto appunti di lavoro, note, e di creare quello che sarà poi il rapporto quando sarà pubblicato, che ora è tramite password, tramite accesso privato e soltanto, diciamo, disponibile solo per gli addetti ai lavori, che è sul portale dell'ISPRA. Quindi ecco, volevo dire un rapido giro di tavolo e poi io direi che, se il Presidente è d'accordo, lascerei la parola a Stefano, così fa il coordinamento di tutti questi, diciamo, il riassunto delle attività svolte finora, facciamo il punto e poi ci rappresentate la vostra, le problematiche, gli spunti, e andiamo avanti soprattutto per il futuro. Idee, suggerimenti, certo, indicazioni. Prego. Sì, sì, cominciamo da sinistra. Io sono Francesco Vitali, del CTR Prototecnia Real Papa e Milano. Io sono Stefano Rucci di ISPRA, facciamo parte di questo settore che si occupa un po' delle pressioni dell'agricoltura sulle risorse naturali. Nell'ambito di questo settore è nata questa iniziativa di ISPRA. Paolo Giandon dell'ARPA Veneto, sono responsabile dell'Osservatorio Suolo e Bonifiche, quindi valenza regionale, e siamo una delle ARPA che ha contribuito al progetto. Marina Guarmandi, sono del Servizio Geologico Sismico e Suoli della Regione Romana. Il Servizio Geologico ha partecipato a supporto dell'attività in primis, che ha visto in primis coinvolta l'ARPA di Province Seno. Vittorio Mio del Chianza. Sono Andrea Giannino, lavoro a Virza CNR, come sono Baldovino Tofolutti, ARPA Florenza Giulia, un po' di pressione agricola. Claudio Fondi, ARPA Toscana, faccio parte della direzione tecnica, sono responsabile del settore di indirizzo tecnico dell'attività. Sergio Padovani, ARPA Lombardia. Io insieme a Giannone Lucio ho partecipato al gruppo di lavoro per quanto riguarda sia le linee guida proposte di ISPRA e anche le nuove linee guida regionali da Lombardia appena approvate. Io sono Anna Benedetti, vengo dalla CRA e sono il direttore dell'Istituto per le relazioni di Alta Suola. Massimo Blonda, direttore scientifico di Alta Puglia, ex IRSA CNR,
Noi abbiamo elaborato il piano regionale per la gestione dei fanghi, per la gestione delle emergenze sulla gestione dei fanghi di depurazione, con indicazione anche delle linee guida per la definizione del piano ordinario regionale, poi con alterne vicende politiche sull'adozione o meno di questo piano. Vorrei mettere in comune come esperienza anche sui principi che ci hanno ispirato per la redazione del piano stesso. Io sono Vito Berrino, a Puglia, quindi collaboro con la direzione scientifica per quanto riguarda gli ambienti naturali, quindi anche per il lavoro fatto. Giacomo Polo, del Servizio Agricoltura e Zootecnia di Alta Umbria. Simona Fabri, Regione Emilia Romagna, Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua. Silvia Motta, dell'ESAF, l'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste della Regione Lombardia. Abbiamo collaborato con la Regione per le nuove linee guida. Roberto Sannino, agronomo, lavoro in ISPRA, ho partecipato al progetto Fanghi. Virginia Lena, Arta Abruzzo, sono del distretto provinciale dell'Aquila, non abbiamo mai partecipato al progetto, non sono, è la prima volta, siamo qua per raccogliere informazioni. Giulia Tagnotti, Ministero dell'Ambiente. E noi come ufficio rifiuti raccogliamo i dati che le regioni ci trasmettono per fare la relazione triennale da consegnare a Bruxelles. Inoltre teniamo anche i rapporti con la Commissione europea per tutto quello che riguarda, diciamo, la eventuali revisioni di direttive, proposte di revisione, eccetera. Stefania Balsamo, il Servizio di Meteorologia Ambientale dei laboratori di Castellammare. Nazario Marchi, Servizio Geologico, Sismico del Suolo e la Marina. Bene, volevo segnalare proprio che quello che ho detto prima, no? Abbiamo le cinque regioni del nord, abbiamo parlato, e poi stiamo scendendo con questa dorsale, perché ci dovrebbero essere i colleghi, no? I due sono, dovrebbero essere collegati Alpa Sicilia e Alpa Piemonte. Sì. Sentiamo un attimo. Alpa Piemonte, Alpa Sicilia, ci sentite? Alpa Piemonte, vi sentiamo bene, se parlate nel microfono, alcune presentazioni me le sono perse, però quando diciamo, gli interventi si sentono bene. Saluto a tutti i relatori, molti li conosco, poi mi fa piacere sentirli. Grazie. Alpa Sicilia. Dottor Giarattana. Quando parliamo serve mettere il microfono più al centro per esperienza, perché se no non si sentono gli interventi lontani, non tenete quello vicino. Volevo anche aggiungere che alcune rappresentanti avevano dato l'adesione, soprattutto del settore agricolo, ma con una concomitanza con una riunione della conferenza Stato-Regione, non sono potuti venire. Parlo di Andrea Giapponese, della regione di Romagna, della provincia di Bolzano, che doveva essere rappresentata da Ernesto Scarperi, e anche dai due rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura, Paola Massari e la dottoressa Quarato. All'ultimo momento ci dispiace perché manca un po' il settore agricolo, a parte i rappresentanti scientifici. Mi sembra che abbiamo le rappresentanze, ce l'abbiamo. Quindi, prego, iniziamo il lavoro. Non so se possiamo cominciare, io a dire vero ero predisposto una piccola presentazione giusto per capire il contesto in cui ci muoviamo, come è nato questo progetto. Adesso non vorrei rubare troppo tempo, però le relazioni poi più tecniche e specifiche che ci saranno dopo. Se sono troppo lungo mi fermate. Diciamo che questa iniziativa era già nata nel 2007. Nel 2007 venne istituito questo settore, mi venne chiesto all'epoca di coordinarlo, facemmo una consultazione interna a ISPRA anche con qualche ARPA su quali si ritenevano i principali argomenti da trattare in termini di pressione dell'agricoltura sull'ambiente. Questo
In quel momento c'era anche forte la discussione sulla proposta di direttiva sulla protezione del suolo, in cui noi eravamo molto coinvolti come ISPRA. Ecco, questo argomento fu uno di quelli messi in evidenza. Quali sono gli aspetti che si intendevano in modo particolare affrontare? È quello soprattutto del controllo, cioè, e quindi anche di evidenziare quali erano le criticità, perché così erano emerse nella discussione preliminare, e anche, siccome all'epoca c'era tutto un movimento di revisione della normativa, anche della normativa sui fanghi, eventualmente se da questo poteva emergere qualche indirizzo utile anche per la revisione della normativa. L'obiettivo iniziale che ci eravamo proposto era quello di verificare e garantire l'efficacia dei controlli, in particolare l'obiettivo principale era il suolo. Ci rendevamo conto che anche le acque erano uno degli elementi da tenere in conto, ma diciamo con le risorse e i tempi che avevamo ci siamo concentrati in modo particolare sul suolo, e anche quello di assicurare una confrontabilità e la qualità dei dati nel tempo. Questa era una delle criticità che erano emerse nella discussione. L'intenzione iniziale era anche quella di coinvolgere sia il livello nazionale attraverso il Ministero dell'Ambiente, attraverso l'Istituto IRSA-CNR e anche attraverso il CRA. È stata una buona intenzione che non ha avuto molti riscontri, anche se il Ministero dell'Ambiente in qualche modo ci ha dato vari input per partire questa attività. Il livello regionale, attraverso le ARPA, ma diciamo che fin dall'inizio questa attività, nella sua modestia, perché non vogliamo far pensare che sia un progetto chissà che, no? È nato come una piccola iniziativa, però quello che ci tenevamo è che fossero presenti un po' tutte le competenze, e quindi la competenza agronomica, la competenza ambientale soprattutto legata al suolo, quindi servizi del suolo, e anche le ARPA per quanto riguarda gli aspetti più strettamente ambientali. E poi anche all'interno di IFRA, in cui abbiamo cercato di coinvolgere tutte le realtà di ISPRA che in qualche modo lavoravano sulla tematica dei fanghi, dei rifiuti, eccetera. Quindi ho già anticipato alcune cose. Ecco, una delle difficoltà che abbiamo avuto nel coinvolgere altri istituti di ricerca è che quando è partita questa iniziativa non esistevano programmi e attività di ricerca non finanziate, e le nostre risorse erano veramente minime, e quindi questo ha reso difficile. Rimando la cosa. No, adesso sono ancora ancora proprio non ci sono. Ha reso difficile attivare ovviamente delle convenzioni con istituti di ricerca. Per quanto riguarda il livello regionale, diciamo inizialmente eravamo partiti con quattro regioni che volevano un po' rappresentare la realtà nazionale, quindi soprattutto alcune regioni del nord, che erano Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, e poi avevamo anche attivato una collaborazione con la regione Puglia, in parte anche con l'Arco Puglia, che però purtroppo non, per vari motivi organizzativi eccetera non ha avuto seguito, diciamo. Ecco, quindi inizialmente eravamo partiti con l'idea di 7 convenzioni, alla fine per facilità amministrative eccetera ci siamo limitati a 3 convenzioni con le 3 ARPA di queste 3 regioni, ma però affiancato questo, devo dire veramente con spirito di collaborazione, perché gli altri enti non hanno avuto nessun input di tipo finanziario, hanno collaborato molto al lavoro, il Servizio Geologico della Regione Emilia Romagna, l'ERSAF, Lombardia e anche altri esperti regionali che sono stati tutti accreditati. Questo l'ho già in qualche modo anticipato, volevamo avere un quadro della problematica, ecco, che comprendesse anche varie competenze, non solo una competenza specifica per dire sui fanghi come rifiuti eccetera, ma anche gli aspetti ambientali, pedologici e agronomici,
all'interno di ISPRA, vabbè, è stato fatto riferimento a una serie di servizi e dipartimenti che in qualche modo avevano lavorato sulla tematica e tuttora lavorano sulla tematica. I lavori delle convenzioni si sono conclusi nel 2012, poi in modo volontario tutte queste istituzioni di cui abbiamo parlato hanno cercato di lavorare a un rapporto congiunto, perché prima ognuno ha fatto la sua analisi, indagine a livello regionale, l'ha messa in comune. Dopodiché, scadute le convenzioni, tutti hanno dato il contributo per poter arrivare a un rapporto condiviso sulle tematiche che erano state affrontate. Il rapporto, come penso ormai sappiate, è disponibile in una stanza di lavoro Sinanet, però al momento è l'ingresso è riservato al gruppo ristretto di esperti. Questo rapporto è stato presentato anche in due occasioni a Ecomondo. Nell'ambito delle convenzioni sono stati affrontati prima di tutto lo stato dell'arte delle singole regioni sulla problematica. È stata fatta anche un'analisi sui dati effettivamente di uso di questi dei fanghi in agricoltura, è stata fatta un excursus approfondito su tutte le normative che ogni singola regione ha messo a punto in questa tematica. Sono state fatte anche degli esempi di applicazione a livello regionale di queste proposte di linee guida che sono emerse. È stata fatta anche un'analisi di tutti i progetti, le attività sperimentali, ne sono emerse diverse a livello nazionale in queste tre regioni, parliamo di queste tre regioni, sul tema dei fanghi in agricoltura. Alla fine è emersa questa proposta di linee guida a cui hanno contribuito tutti e anche siccome è emersa una esigenza da parte di tutti, cioè quello di disporre di uno strumento informatico per gestire tutta questa informazione, ecco, partendo da un caso che è lo strumento messo a punto dall'ACPA Lombardia, ecco, c'è stata una discussione intorno a questo strumento e ognuno ha portato le proposte anche di miglioramento di questo. Il rapporto, e qui concludo, quindi presenza sostanzialmente, per chi non l'avesse già consultato, un po' l'esperienza di queste tre regioni nell'applicazione della normativa. Una serie di approfondimenti sulle soluzioni che ogni regione ha adottato per migliorare in particolare la protezione del suolo e anche delle proposte di aggiornamento della normativa vigente che oggi in modo molto sintetico dovrebbero emergere e essere presentate. Quali sono le aspettative? Allora, una discussione con gli addetti ai lavori e anche di altre istituzioni sul rapporto soprattutto sui contenuti e sulla proposta di linee guida. Poi, questa necessità di coinvolgere anche rappresentanti altre ARPA e APTA che hanno un'esperienza, comunque, perché noi ci siamo resi conto che abbiamo dovuto fare purtroppo una scelta per motivi proprio così organizzativi e di disponibilità finanziaria. Il nostro desiderio ovviamente è che questo documento venga messo a disposizione di tutti, quindi ARPA, Regioni e anche del Ministero dell'Ambiente. Avevamo due prospettive, una la revisione della normativa ambientale, un altro anche c'è un piano agricoltura sull'applicazione della direttiva quadro, nell'ambito del quale si fa esplicito riferimento anche alla normativa centrale. A seguito di questa presentazione, di questa discussione che potrà emergere, penseremo di rielaborare il rapporto anche con nuovi contributi, se si ritiene opportuno una presentazione, ci piacerebbe che da questa riunione venisse fuori anche una proposta di come si potrebbe proseguire questa attività col contributo di tutti gli esperti.
presenti, anche di quelli non presenti, che avrebbero voluto essere presenti. Ho rubato forse troppo tempo, passerei a questo punto la parola direttamente al primo, la scaletta, forse all'Acqua Vento, ecco, che ci presenterebbe un po' la sua. C'è una presentazione del rapporto in forma sintetica, o ci sono contributi? Diciamo che i contributi danno un quadro alla fine del rapporto e ci sarà una presentazione. Io non accedo a nessuna stanza, come se non presidente, io naturalmente non accedo a nulla, perché assolutamente. Eccezionalmente possiamo farla l'utilizzazione. In ogni caso, diciamo, il. Quindi, il quadro delle presentazioni. L'ultima presentazione dovrebbe un po' fare il quadro, soprattutto della. Quindi non è l'introduzione, ma in sintesi. Sì, volevo capire questo, anche per programmarmi. Sì. Sarebbe la quarta, da ora, la sì, quarta. Sì, volevo sapere. Sì, allora, l'esperienza del Veneto parte un po' da lontano, perché il Veneto, diciamo, ha normato per la prima volta l'utilizzo dei fanghi nell'89, quindi ancora prima del decreto legislativo 99 del 92. La prima cosa è che per quanto ci riguarda la normativa sui fanghi è nata in un momento in cui ancora la normativa sui rifiuti non è l'attuale, quindi una delle problematiche che abbiamo incontrato noi, ma abbiamo visto che hanno incontrato anche gli altri colleghi, è di inquadrare correttamente il rapporto che esiste tra la normativa sull'utilizzo dei fanghi, che in quanto fanghi sono comunque dei rifiuti, e la normativa, tutti gli adempimenti che sono necessari, obbligatori per quando appunto si gestiscono i rifiuti. Quindi è stata inquadrata come, diciamo, una gestione in forma di R10, quindi operazione di recupero a beneficio dell'agricoltura, e tutti gli impianti comunque che provvedono, diciamo, alla fase di stabilizzazione e trattamento dei fanghi sono a tutti gli effetti impianti di trattamento rifiuti e pertanto sottostanno, no, all'iter normativo previsto per l'autorizzazione degli impianti. Nel Veneto questi sono dati non recentissimi, ma diciamo che la situazione non è molto cambiata. La produzione dei fanghi, diciamo, è dell'ordine delle 300.000 tonnellate anno, di queste una gran parte vanno a R3, quindi a recupero mediante compostaggio, e una parte invece minoritaria va all'utilizzo in agricoltura. Sì, quello che è importante evidenziare è che i fanghi, per fortuna, non vanno più molto in discarica, e questo è un risultato che sicuramente è da sottolineare, perché è effetto anche della normativa europea che ha imposto anche in Italia di operare in una certa direzione. Questa è la, diciamo, un po' la, così, il dettaglio al 2011 delle tipologie di fanghi che sono prodotte nel Veneto, e chiaramente c'è una grande parte di fanghi di origine civile e una parte invece relativamente più piccola di fanghi agroindustriali, che per caratteristiche e anche, diciamo, per modalità operative presentano un riutilizzo in agricoltura generalmente molto più semplice di quello che invece accade per i rifiuti fanghi civili, anche se questo la normativa non lo prevede esplicitamente a livello nazionale, se non per il fatto che per gli agroindustriali la quantità può essere triplicata rispetto ai fanghi civili, ma per il resto, diciamo, sono tutti messi sullo stesso piano, mentre a livello regionale mi pare che comunque una certa distinzione è stata fatta proprio in questo senso, cioè gli agroindustriali per caratteristiche e per anche vicinanza tra il produttore e l'agricoltura hanno delle modalità di gestione e di riutilizzo più semplici. Questa è, così l'ho messa per evidenziare il diverso livello di intensità della problematica e della pratica dell'utilizzo dei fanghi, anche solo tra realtà limitrofe che fanno tutte riferimento alla pianura padana, no? Sono le tre regioni che hanno partecipato. E riguardo all'utilizzo in agricoltura, vedete, insomma, come ad esempio la Lombardia abbia
questa pratica sviluppata 10 volte per quello che succede in mezzo. Naturalmente sono situazioni che si vengono a creare per una serie di motivi, perché le realtà produttive sono più da una parte rispetto che dall'altra, perché evidentemente può darsi che anche la nostra regione avesse un approccio più restrittivo rispetto a quello lombardo, per cui c'è stato un po' un freno, magari avendo sviluppato di più il recupero tramite compostaggio si è sviluppato meno questo, quindi anche questo è interessante per capire che è una problematica che si coniuga, si declina più che altro in modo diverso a seconda dei contesti in cui siamo chiamati a operare. Questa è ad esempio la situazione anche all'interno del Veneto, questi sono gli ettari utilizzati, insomma si vede chiaramente che ci sono province in cui la pratica è molto diffusa. Rovigo è il tristemente famoso episodio di un mese fa in cui sono morti 4 operatori, è una degli impianti dove riutilizzava di più i fanghi in agricoltura. Quel caso è stato un incidente legato ad attività che non c'entrano con l'utilizzo in agricoltura, insomma non c'entrano proprio del tutto, ma non hanno a che fare con quello che diremo oggi. Però è certo che appunto molto, molto dipende, come dicevo prima, e dalla presenza di operatori interessati a stare sul mercato su questo specifico, questa specifica attività del recupero dei fanghi da un lato, e dall'altro anche la disponibilità di terreni che abbiano le caratteristiche idonee all'utilizzo in agricoltura. Il carico unitario di fanghi, anche questo diciamo, sapete che al massimo si possono utilizzare le 5 tonnellate di sostanza secca per ettaro, e più o meno, salvo qualche caso, in tutte le realtà si cerca di sfruttare al massimo questa possibilità. Addirittura, siccome in determinate circostanze la quantità può essere aumentata del 50%, no? Quando il pH è superiore alla CSC, eccetera, vedete ci sono province dove si arriva mediamente ai 7,5 per le tonnellate di sostanza secca per ettaro, che è il massimo consentito. Questa invece è la distinzione, diciamo, dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi in base alla tipologia di fango prodotto, e la prevalenza è per i fanghi da depuratore civile, che sono anche quelli che presentano le maggiori difficoltà ad essere al recupero sostanzialmente, perché mentre l'agroindustriale facilmente ha delle vie di riutilizzo e il compostaggio è forse quella prioritaria, anche perché presenta caratteristiche tutto sommato di qualità, buona qualità, e i fanghi civili tradizionalmente, diciamo nel passato, sono sempre andati sostanzialmente in discarica e quindi hanno fatto una qualche maggior difficoltà ad andare al recupero, e questa soluzione è stata considerata evidentemente dagli operatori una possibilità. Se noi andiamo però a vedere la composizione media dei fanghi dai dati che raccogliamo presso gli impianti nella nostra regione, vediamo che generalmente la concentrazione che riscontriamo dei principali inquinanti, che sono rappresentati i metalli pesanti, questa concentrazione è decisamente inferiore a quelle dei limiti del decreto legislativo, e questo ci dà un'indicazione del fatto che generalmente, chiaramente ci sono le eccezioni che confermano la regola, però mediamente, generalmente, i fanghi hanno tutte le caratteristiche per poter, diciamo, correttamente essere gestiti ed essere utilizzati in agricoltura senza particolari problemi. Chiaramente ci sono però delle problematiche che adesso cercherò un po' a cui cercherò di accennare. La prima è legata al fatto che gli attuali limiti normativi nazionali, ma anche quelli europei, non prevedono i microinquinanti organici. Allora, a fronte della previsione normativa che dice che i fanghi non possono contenere sostanze pericolose per l'ambiente, l'uomo, gli animali, la natura, eccetera, eccetera, questo è stato spesso visto anche dalla procura, dalla magistratura, come un obbligo all'assenza di determinate sostanze,
prioritariamente i microinquinanti organici e soprattutto le diossine. C'è stato un caso nella nostra regione che risale appunto al 2003, in cui sono stati inviati a giudizio produttori di fanghi, quindi gestori di un depuratore pubblico, che nei fanghi nei quali sono state, che andavano appunto all'utilizzo nell'agricoltura, nei quali sono state riscontrate determinate concentrazioni di diossine, e come dicevo l'interpretazione che è stata data è: se ci sono diossine i fanghi sono pericolosi e quindi in quanto tali non possono essere utilizzati, senza nemmeno far riferimento, diciamo, ad altre possibili valutazioni. Questo nonostante ci fosse quel draft, chi si occupa di fanghi da un po' di tempo forse lo ha presente, ancora del 2000, no, di discussione in ambito europeo di revisione della normativa sui fanghi, che prevedeva dei limiti per le diossine, PCB, IPA e altre tre classi di inquinanti organici. In ogni caso, nella nostra regione abbiamo fatto uno screening, adesso è datato perché ormai sono passati quasi 10 anni sostanzialmente, però ecco lo screening che serviva per capire se questo era un problema, diciamo, reale, concreto, riscontrabile, quello della presenza dei microinquinanti organici. L'abbiamo fatto in due, sostanzialmente in due fasi principali. Una, abbiamo preso tutti i fanghi civili, cioè tutti i depuratori civili del Veneto sono stati campionati e analizzati per i fanghi prodotti. In secondo livello invece abbiamo preso i fanghi destinati all'agricoltura, che sono chiaramente un sottoinsieme, e questo ci serviva appunto per fare questo tipo di valutazione. Questi sono gli impianti di depurazione, e quello che abbiamo riscontrato è che in nessun caso i campioni superavano quel limite di 100 che era il limite del draft europeo, solo un caso tra i 50 e i 100, due casi sopra i 25, tutti gli altri invece avevano una concentrazione inferiore. E questo appunto è stata una prima indicazione che ci dice che alcuni fanghi possono presentare comunque concentrazioni di queste sostanze di una certa rilevanza. D'altra parte però, se noi dopo andiamo a vedere anche gli altri risultati di questi materiali, troveremo che questi materiali hanno valori elevati anche di metalli e tutto il resto, perché sono depuratori che trattano civile e industriale magari, no? Quindi anche qua, facendo un'opportuna selezione della provenienza dei fanghi, si riesce comunque ad avere garanzie che anche la presenza di queste sostanze è tutto sommato sotto controllo, nel senso che sono addirittura inferiore al 10, sapete che il 10 è il limite per la contaminazione nei suoli delle aree residenziali, quindi diciamo che sono valori che danno determinate garanzie. Rispetto a questo però, sulla tipologia dei fanghi utilizzabili, a parere anche delle altre regioni che hanno contribuito al progetto, questo è un po' forse una carenza anche della nostra normativa nazionale, che non dà indicazioni precise sulle tipologie, cioè sui codici CER, su quali sono i fanghi che possono andare a questo utilizzo. Tant'è vero che sia il Veneto anche la Lombardia hanno, diciamo, approvato un elenco di codici CER nei quali ricadono fanghi che possono essere utilizzati in questa direzione. Questa è una delle, diciamo, anche ipotesi, delle proposte di lavoro per un eventuale sviluppo e miglioramento della normativa. Vado avanti, per i PCB situazione analoga, per l'IPA, cioè tutte le sostanze, questi sono i metalli. Questi in giallo sono evidenziate le situazioni di diciamo potenziale criticità, ma vedete che i casi sono sempre molto limitati e sono sempre, come vi dicevo, quei fanghi particolari che presentano dei superamenti. Quindi salto questa. Quindi alla fine abbiamo concluso che i microinquinanti organici sono sempre concentrazioni molto basse e compatibili con l'uso in agricoltura. Sono alcuni fanghi che presentano caratteristiche non idonee, ma questi vanno sicuramente scartati per questo tipo di uso. La qualità agronomica, anche guardando i parametri della fertilità, è generalmente alta, quindi sono materiali che hanno anche un effetto benefico. Arsenico e boro, vabbè, sono dei parametri che avevamo anche noi nella normativa, ma che sostanzialmente sono stati superati perché non sono nemmeno previsti dalla normativa nazionale. L'altro invece relativo ai soli fanghi che vanno in agricoltura, ed è questo l'elenco. Anche qua, vedete, abbiamo trovato un solo caso, diciamo, in questa classe, ma
tendenzialmente i risultati si spostano verso i valori bassi di concentrazione, no? Vedete anche qua, sono fanghi che sicuramente hanno, pur avendo talvolta diciamo un riscontro in termini di qualche, no, traccia di sostanze presenti, però generalmente hanno qualità molto elevate, e anche l'analisi di superamenti per i metalli, insomma, sono casi sporadici. Quindi anche per questa seconda fase, diciamo, non ripeto, ma sostanzialmente i risultati sono analoghi a quelli che abbiamo riscontrato nel primo giro. Questo, diciamo, per quanto riguarda un approfondimento che abbiamo fatto noi come Veneto, magari i colleghi sottolineeranno altre cose che sono più invece. Noi questa attività ci ha portato via del tempo, però ha contribuito molto a chiarirci le idee. Utilizzando questi dati è stata anche approvata una delibera della Giunta del 2010, mi pare, del 2009, se non ricordo, che ha dato dei limiti per diossine IPA e PCB nei fanghi e nei compost. Purtroppo una sentenza della Corte di Cassazione ce l'ha invalidata, però sostanzialmente ha detto che le regioni non possono normare, l'ha detto a noi, per l'Emilia Romagna mi pare di no, che le regioni non possono normare, cioè non possono stabilire limiti i più bassi di quelli previsti dalla normativa, anzi scusate, in questo caso più alti di quelli, non può essere meno restrittiva. Quindi siccome la normativa nazionale per i suoli prevedeva un limite massimo di diossine pari a 10, la regione non poteva stabilire che nei fanghi potevano essere al massimo 50. Tanto per... Quando invece, no, questo rapporto, almeno per i metalli, esiste, no? Esiste sempre un limite più basso per i terreni e più alto per quei materiali che si usano nei terreni, diciamo in piccola parte rispetto alla massa interessata alla distribuzione. Vado velocemente per non rubare tempo. Qua vi ho già detto prima riguardo alla normativa che il Veneto ha cominciato a normare a seguito della legge Merli. Quindi in ambito della normativa per le acque nell'89, poi diciamo ispirandosi a quello che già prevedeva la direttiva europea che è dell'86, successivamente è intervenuta dopo il 99 del 92, sia nel 95 e da ultimo nel 2005, prevedendo delle norme tecniche dove sostanzialmente l'inquadramento, cioè il quadro di riferimento è sempre il 99 e il 92, ma si danno delle ulteriori specificazioni sostanzialmente. Tra l'altro, una cosa particolare, non mi risulta che da altre parti sia stata fatta, si è, almeno in quella fase in cui ancora il concetto di sottoprodotto non esisteva, per cui era anche difficile, la norma sui rifiuti era in evoluzione, si è voluto, diciamo, per analogia, prevedere la possibilità di utilizzare anche altri residui non pericolosi a comprovata utilità agronomica, sostanzialmente acque reflue, sostanze o fanghi pompabili, sostanze che non erano propriamente fanghi di depurazione, ma che, diciamo, avevano comunque un'utilità, e le norme sono molto simili. Tra l'altro si è cercato di insistere molto su due concetti, cioè la necessità che ci sia un trattamento di stabilizzazione tra la fase di produzione e l'utilizzo, che non può essere semplicemente il trattamento post depurazione, che fa ancora parte della depurazione, no? Non può essere che solo la fase terziaria del processo di depurazione che costituisce stabilizzazione dei fanghi. Deve essere una qualche attività che viene fatta successivamente alla produzione del fango. E è stata, diciamo, data è stata approvata una casistica di quali possono essere queste tipologie di trattamento. Quindi questa è stata una precisazione che è stata introdotta nella normativa. Ecco, nel Veneto l'autorizzazione è demandata alle province, quindi c'è una delega regionale alle province a entrare nel merito della richiesta e quindi a dare l'autorizzazione, e la domanda di autorizzazione, anche questo è un lavoro che abbiamo condiviso con gli altri colleghi e che ci porta poi nella proposta a precisare meglio quali devono essere gli elementi della richiesta di autorizzazione, cioè gli elementi conoscitivi sui quali basare la valutazione
circa l'idoneità del rapporto tra fanghi e terreni. Quindi nella domanda deve essere chiarita la provenienza, la composizione dei fanghi, ma anche l'identificazione dei terreni. E questa è una differenza, diciamo, che anche la Regione Emilia-Romagna ha da tempo introdotto rispetto alla normativa nazionale, che prevede un'autorizzazione del fango, punto, e poi di volta in volta, in fase di notifica, devono essere inviate le analisi dei terreni e comunicate su quali terreni io utilizzo quei fanghi. Fin, diciamo, dall'approvazione di questa normativa regionale, invece nel Veneto si è preferito che l'autorizzazione fosse legata al combinato tra tipo di fango e tipo di terreno, perché logicamente l'effetto, il condizionamento e le conseguenze che l'utilizzo di un fango può avere su un suolo possono essere diverse a seconda del suolo in cui si opera, anche perché questo approccio dal punto di vista dei controlli prevede di instaurare un sistema di controllo più sistematico anche sulle caratteristiche dei terreni, non tanto per il primo controllo, ma quanto per i controlli successivi, perché come prevede la norma nazionale i controlli sui terreni vanno fatti almeno ogni 3 anni. E quindi la possibilità di avere già ben individuati dove sono i terreni interessati all'utilizzo e quindi dall'inizio che caratteristiche hanno e che modifiche hanno nel tempo è uno dei sistemi più efficaci, importanti per esercitare il controllo. Sì, un altro aspetto ad esempio che mi viene in mente per il controllo, preoccupazione comune anche agli altri colleghi, è che sapendo già quali sono i terreni interessati all'utilizzo si può esercitare un controllo anche di tipo amministrativo per verificare che non siano appezzamenti già interessati ad altri utilizzi, ad esempio l'utilizzo di effluenti di allevamento o di altre sostanze organiche che comunque, diciamo, in linea di massima non sono compatibili con l'utilizzo anche dei fanghi. Perché diciamo, cioè, si presuppone che l'utilizzo dei fanghi sia l'apporto di emendante organico che esaurisce i fabbisogni delle colture e le esigenze del terreno, quindi non è dal punto di vista agronomico giustificato l'utilizzo di sostanze di varia natura, di varia tipologia, perché altrimenti si configura più come smaltimento che non. Ho esaudito, ma qua non mi manca tanto. No, ecco, c'è questo aspetto qua che tecnico punto, perché la cosa un po' particolare, ecco, che abbiamo sviluppato in Veneto, un po' diversa anche da quello che hanno fatto gli altri colleghi delle altre regioni, è definire in maniera un po' più precisa qual è l'intensità del controllo che deve esercitare ARPA sui terreni. E qua abbiamo preso in prestito la normativa sulle bonifiche, nel senso che per le bonifiche nel piano di caratterizzazione è previsto che ARPA faccia un 10% dei campioni che sono prelevati in contraddittorio. Sui campioni prelevati appunto viene scelto un campione su 10 mediamente e su quel campione vengono fatte le analisi sia dal laboratorio ARPA che dalla controparte. Quelle analisi in doppio servono per verificare che ci sia intercalibrazione e che quindi i dati siano per quanto possibile ripetibili anche nel tempo, oltre che confrontabili se eseguiti da laboratori diversi. E quindi abbiamo introdotto questo criterio anche nei fanghi, quindi prima di chiedere l'autorizzazione chi ha intenzione, insomma, di chiedere la possibilità di utilizzare i fanghi deve preventivamente concordare con ARPA il piano di campionamento e eseguire i campioni con possibilità di ARPA di essere presente al momento del campionamento e di comunque sempre acquisire tutti i campioni che vengono scelti per un 10% per fare analisi in doppio. Chiaramente la possibilità del prosieguo del procedimento di autorizzazione è condizionato dal fatto di una verifica positiva sui campioni in doppio, sui risultati dei campioni in doppio che sono stati analizzati. Quindi vabbè, questo è tutto il protocollo di validazione, chiamiamolo così, è stato approvato con una delibera della giunta regionale e si basa anche sull'obbligo da parte del laboratorio che
privato, per conto del privato esegue le analisi, oltre al diciamo, requisito che il laboratorio deve essere accreditato dal Sistema Nazionale di Accreditamento, ci abbiamo aggiunto anche il requisito che deve partecipare a dei circuiti interlaboratorio che siano diciamo, a loro volta accreditati secondo le norme ISO, e solo a fronte di un positivo esito della partecipazione a questi interconfronti, ARPAV concede la possibilità che questi laboratori possano eseguire questo tipo di analisi. È un ulteriore rafforzamento, diciamo, in approccio preventivo per far sì che questi risultati analitici che ci arrivano abbiano un minimo di affidabilità. Questo ho già detto rispetto alle quantità. La nota più che altro in giallo, l'importante ecco che ancora una volta l'utilizzo dei fanghi venga valutato anche con considerazione di quelli che sono i fabbisogni colturali o di altri limiti che ad esempio vengono dalla normativa la possibilità di utilizzare l'azoto in agricoltura, in particolare mi riferisco alla direttiva nitrati, quindi se siamo in zone vulnerabili ai nitrati in particolare deve essere verificato il rispetto anche di quella normativa, cosa che non è scontata perché abbiamo visto insomma, che talvolta non c'è scarsa attenzione rispetto a questa problematica. Ecco, rispetto al trattamento, questo è l'elenco delle possibili tipologie, processi di stabilizzazione, quindi dal compostaggio alla digestione anaerobica eccetera eccetera, per lo più logicamente la maggior parte sceglie lo stoccaggio in lotti a temperatura ambiente per 60 giorni perché è diciamo, la tecnica più semplice che richiede meno tecnologia, però anche sono stati messi insomma, alcuni paletti perché sia chiaro e definito che cosa si intende per la stabilizzazione del fango. Questo micro inquinanti ho già parlato, quindi ecco l'ultima cosa è stato importante anche il lavoro che abbiamo fatto per definire i valori di fondo soprattutto per i metalli pesanti nei terreni della nostra regione, perché ci danno anche delle indicazioni delle aree in cui sostanzialmente è precluso l'utilizzo dei fanghi di depurazione, stando come è adesso la normativa nazionale, nel senso che mi riferisco ad esempio al nickel, il cui limite per l'utilizzo dei fanghi è 75, e ci sono aree in altre regioni molto più estese che nella nostra, ma ci sono anche nella nostra, in cui il nickel naturalmente si trova a valori abbondantemente superiori ai 100, quindi sono tutte aree in cui l'utilizzo dei fanghi non è possibile, quindi è importante anche che gli operatori siano già informati in modo da evitare dispendio di risorse e di energie. Noi semplicemente sfruttando tutta una serie di lavori fatti nel tempo sulle caratteristiche dei suoli abbiamo individuato delle unità omogenee che in pianura, come vedete qua rappresentato, sono i depositi alluvionali dei principali fiumi che hanno formato la pianura. E questo è il caso del nickel, come vi dicevo nel nostro caso è la pianura alluvionale del Po che è maggiormente interessata, oltre a un'area diciamo, di origine vulcanica che si trova in questa posizione tra Vicenza e Verona. In queste aree chiaramente non si trovano terreni che sono idonei all'utilizzo dei fanghi perché la concentrazione di nickel supera il limite di legge. Parallelamente abbiamo anche introdotto delle attività di monitoraggio dei microinquinanti organici nei terreni, questo ve lo dico perché uno dei punti prioritari in cui andiamo a fare le verifiche sono le aree in cui si fa spandimento sull'utilizzo di fanghi in agricoltura, perché diciamo sono quelli sottoposti a delle fonti di pressione che potrebbero essere causa di un arricchimento di queste sostanze nei terreni.
buongiorno a tutti. Io ho sentato un intervento soprattutto diciamo sulla descrizione di una parte del lavoro dove viene illustrato un caso concreto di esperienza di controlli eseguiti in Emilia Romagna, in particolare in quello della Polizia Sena, diciamo che può rappresentare appunto un esempio di delle criticità che possono emergere, che sono emerse nella nostra realtà con l'applicazione della normativa nazionale e quindi poi diciamo però rapidamente come nella normativa dell'Emilia Romagna si è cercato di far fronte a queste criticità. Per avere un'idea delle questioni in gioco, ecco, questi sono i dati relativi ai quantitativi di fanghi utilizzati in agricoltura in Emilia Romagna in termini di sostanza secca in questi ultimi anni. Ecco, il decreto legislativo 99 nel 92, come detto già il collega Zandoni, in sede di autorizzazione prevede che siano fornite una serie di indicazioni tra le quali informazioni tra le quali non è compresa l'aspetto relativo alle caratteristiche dei terreni. E sempre la normativa nazionale prevede che chi intende fare l'utilizzazione in agricoltura, fanghi di depurazione, debba fare una notifica con almeno 10 giorni di anticipo alla regione, alla provincia, al comune, 10 giorni prima di dare inizio alle operazioni, almeno 10 giorni prima, però non è specificato questa notifica poi quanto tempo debba valere, quindi c'è un termine di almeno 10 giorni, però poi la notifica può avere diversi mesi. E nella notifica che vengono fornite le informazioni relative alle caratteristiche del fango che si intende espandere, cioè i dati analitici del fango, e l'identificazione dei terreni, sia in termini appunto di loro ubicazione, sia in termini di analisi. Ecco, quindi uno dei problemi è proprio quello che in sede di autorizzazione non sono presi in considerazione i terreni, quindi non è possibile fare un controllo preventivo su questo aspetto. Qui è un po' piccola, però ho riportato la copia di una notifica, come ci venivano presentate anni fa, in ottemperanza alla norma nazionale, e vedete che qui è indicato che lo spandimento è previsto a partire dal 15 novembre su una superficie di oltre, complessivamente di oltre 40 ettari in questo caso, e a questa notifica erano legate appunto all'analisi del terreno, dei fanghi. E è chiaro che arrivando 10 giorni, con un anticipo di 10 giorni, però a partire dal 15 novembre l'organo di controllo non era poi in condizione di sapere quando, qual era la data in cui veniva eseguito questo spandimento o gli spandimenti. Quindi o doveva contattare il soggetto e quindi poi il controllo ovviamente perdeva un po' della sua efficacia, quando se io avessi controllato è un po' più difficile a livello di situazioni effettivamente come normalmente si svolgono, oppure non so quando andare a questo tipo di. Il discorso dell'analisi terreni, anche questo, fornite con 10 giorni di anticipo, non permetteva di fare una verifica e di poter comunque sapere come erano stati fatti i campionamenti di quei terreni e quindi anche la validità di questo tipo di analisi. Questo era il certificato di analisi allegato alla notifica che abbiamo visto prima di un fango analizzato diversi mesi prima
è che qui non si sapeva se il fango che poi andava a essere distribuito era il fango analizzato prima, ovviamente era il fango di quell'impianto, però la partita di fango nell'arco dell'anno può anche subire delle variazioni, e quindi anche questo è un aspetto un po' critico. E tra il 2004 e il 2005 la provincia di Cesena si è svolta una campagna straordinaria di controlli causata da un procedimento penale, diciamo, un episodio piuttosto pesante che ha interessato la nostra provincia, e quindi possiamo vedere qui gli esiti di questi controlli. Qui nell'immagine vediamo degli appezzamenti di terreno, alcuni con rifinitura verde, altri rosa. Ecco, si è andati a verificare se i suoli che quando si era stato dichiarato di eseguire lo spandimento e che erano stati dichiarati come suoli coltivati, in che condizioni, come si presentassero. Noi possiamo vedere che ci sono alcune aree di questi appezzamenti che sono evidentemente ricoperte da boschi spontanei, non colture da legno, e quindi difficilmente potevano ricevere questo genere di consumazione. E anche sul discorso delle analisi dei terreni che erano state fornite, riguardavano particelle che spesso erano sparse nel territorio, cioè i 5 ettari di superficie a cui ciascun certificato d'analisi si deve riferire secondo la norma nazionale, scala di aree omogenee. In sostanza il soggetto che aveva fornito le notifiche aveva dichiarato che quell'analisi riguardava particelle, adesso faccio per finire un esempio, una particella era qui, l'altra era qua, l'altra era qua. Complessivamente la loro somma era 5 ettari, ma non si può assolutamente dire che quella fosse un'area omogenea, sia per giacitura, cosa nel territorio collinare, sia per colture, tantomeno per tipo di terreni. Quindi erano dei certificati analitici piuttosto discutibili. Questi sono terreni dove nel registro delle distribuzioni era stato scritto che era stato portato fango di depurazione. Qui non vedete la pendenza, ma sono calanti, dove non era possibile né andare con i mezzi per distribuire, né c'erano colture che potessero ricevere e utilizzare, diciamo, scopo agronomico, questo tipo di fertilizzante. Quindi queste registrazioni erano state fatte sulla carta per adempiere agli obblighi normativi, ma non rispecchiavano ciò che in realtà era stato fatto. E noi ne abbiamo trovate molte di situazioni di questo genere. E abbiamo poi ovviamente analizzato anche terreni dove, con sommarie informazioni testimoniali, gli agricoltori avevano confermato che sia stato fatto in realtà l'utilizzazione, il fallimento. Non abbiamo mai trovato valori superiori alla norma per quanto riguarda metalli pesanti, quindi contaminazione, comunque valori anomali non ne sono stati riscontrati. Però quello che il sospetto che è emerso, che non siamo riusciti a dimostrare, perché non siamo riusciti a trovare dei terreni usati tra virgolette come discarica, ma l'ipotesi è che le quantità complessivamente si era dichiarato di smaltire, di utilizzare sui terreni, erano state ripartite su una determinata superficie in cui c'erano parecchi terreni di questo genere che non, in realtà non aveva ricevuto nulla. Quindi probabilmente i terreni più comodi e più facilmente raggiungibili erano stati utilizzati con un sovraccarico di questo materiale. Di fatto però noi la prova, diciamo, analitica di questo fatto non l'abbiamo riscontrato, però abbiamo riscontrato una gestione assolutamente poco seria di tutta la questione. Questi sono altri terreni dove era stato dichiarato dei registri che erano spazio di fango.
anche per quanto riguarda le tendenze dei terreni, abbiamo fatto verifiche sulle tendenze dei diversi terreni, anche qui era stato dichiarato, registrato che erano passati tanti anni, avevano tendenze superiori ai limiti stabiliti dalla normativa. Nella normativa dell'Emilia Romagna, ecco, per cercare di spostare la possibilità di controllo sulla fase preventiva, perché ovviamente quei controlli di cui vi ho fatto vedere le immagini sono controlli fatti a posteriori, ha introdotto un discorso, come anche Gian Evento, la caratterizzazione preventiva del terreno. E colui che chiede l'autorizzazione deve comunicare le date esatte in cui esegue i campionamenti, in modo che ARPA possa andare ad assistere ed eventualmente possa prelevare controcampioni per farli analizzare poi dai propri laboratori. E noi in effetti abbiamo dato seguito a questo aspetto, siamo andati ad assistere a prelevare controcampioni e ne abbiamo poi analizzato una quota per verificare, poi affrontando con le analisi fornite dall'utilizzatore, se i dati analitici fossero minimo coerenti, corrispondessero. E abbiamo potuto anche verificare la corretta esecuzione dei campionamenti, perché il campionamento del terreno, come sapete tutti, è un'attività piuttosto faticosa, laboriosa, e quindi non è che ci sia molto invogliati a farlo come si deve. E dal momento che l'utilizzatore deve fornire anche le coordinate dei punti di campionamento, è possibile anche, è chiaro che con il GPS non è che si abbia la perfezione a livello del metro, però anche andare a fare campionamenti successivamente al momento in cui è andato a fare campioni soggetto privato. E quindi noi abbiamo fatto anche questo tipo di intervento per dare il segnale che comunque, anche se non eravamo andati ad assistere al campionamento, era possibile anche un controllo successivo su questo aspetto, sulla correttezza dell'esecuzione del campione di terreno. Per quanto riguarda il discorso dell'analisi dei fanghi, la normativa dell'Emilia Romagna prevede per i fanghi di depurazione da depuratori civili che lo stoccaggio sia articolato in almeno due lotti funzionali distinti di dimensioni grosso modo uguali, e che l'utilizzo di questi due lotti sia fatto in modo alternato, cioè praticamente il fango prodotto viene accumulato in un lotto, quando il lotto è pieno si cessa di portare il nuovo fango su quel lotto, si può fare l'analisi di quel lotto e quell'analisi accompagna la notifica, quindi io so in sede di notifica a che lotto si riferisce, quindi posso andare a verificare la qualità del fango così come è stato prelevato dal lotto indicato, così come al momento in cui arrivo sul terreno posso verificarne la qualità campionandolo sul posto. Le analisi non possono avere una validità superiore a 6 mesi. Questa è la mappatura che abbiamo fatto in provincia di Forlì-Cesena di tutte le aree su cui è stata chiesto e ottenuta l'autorizzazione appunto all'utilizzo di fanghi, e quindi ogni centrolide di ciascun appezzamento è collegato all'elenco di tutti i suoi dati analitici e forse va costruendo una base dati informativa su questo aspetto. Ecco, qui i numeri non si vedono, però sono messe in confronto le analisi fatte dal laboratorio privato, diciamo che è sul campo azzurro, con l'analisi del controcampione inviato da ARPA al proprio laboratorio di Ravenna, che produce elementi per questo aspetto nella nostra regione. Tutte le parti rosse sono quelle in cui si sono riscontrate delle differenze significativamente rilevanti tra l'analisi del lavoro privato e quella di ARPA. Sulla base di questi risultati, in sostanza
non è stata concessa l'autorizzazione da espandere su quei terreni, perché le analisi non sono state ritenute sufficientemente attendibili. A seguito di questo discorso, il laboratorio in questione si è intercalibrato con il laboratorio di ARPA e successivamente le analisi che sono state inviate e da noi verificate successivamente a questo lavoro sono diventate molto più allineate. Nella nostra normativa non è presente, come invece nella normativa della Regione Veneto, questo concetto importante di obbligo di partecipare a un circuito interlaboratorio da parte dei laboratori privati che emettono certificati per queste finalità. Ecco, l'ultima slide che voglio far vedere mette a confronto le attività di controllo delle sezioni provinciali dell'Emilia-Romagna nei vari anni, vediamo 2008, 2009, 2010, qui ci sono diverse province e questi sono i quantitativi, non sono in scala perché non ci stavano dentro, vedete che 40.000, 84.000 sono quasi sullo stesso livello perché non ci sarebbero stati, diciamo, dentro al grafico, però vedete che in rapporto ai quantitativi, vedete che fuori come quantità è crollata come in piedi perché a seguito di quel famoso episodio da noi non è venuto di non espandere nessuno, in ogni caso noi proprio sulla base di questo abbiamo dovuto mantenere un livello di controlli relativamente molto più elevato rispetto agli altri. E non c'è una, diciamo, una linea uniforme, abbastanza omogenea per l'attività delle varie sezioni, perché non c'è un criterio, diciamo, di riferimento che dia delle indicazioni su dei livelli di controllo. Innanzitutto buongiorno a tutti e voglio precisare che durante il progetto in ISPRA, quindi sulla predisposizione di queste proposte di interventi migliorativi sulla gestione dei fanghi, parallelamente, veramente dal 2007, si era già aperto un ulteriore tavolo in Regione Lombardia per la definizione delle linee guida. Io partecipavo al tavolo sia in ISPRA che in Regione Lombardia. E, ovviamente, si sono conclusi i primi lavori qui a Roma sul tavolo diciamo, interagenziale e poi successivamente in regione con alcune modifiche, quindi io adesso vi illustrerò più che altro quali sono state le modifiche introdotte nelle nuove linee guida della Regione Lombardia, che sono oggetto di 5 o 6 ricorsi, però è normale quando si vuole normare la tematica ambientale diventa sempre molto come chiaro. Allora, è pubblicato il primo luglio del 2014. Per cui adesso, come avete sentito, rispetto alle altre regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, la produzione di fanghi è decisamente superiore. Tanto è vero che un aspetto che secondo me anche col Ministero è opportuno considerare è come andare a calcolare il quantitativo di fango biologico prodotto, perché in questo caso in base ai CER uno va a considerare possono aumentare o diminuire la produzione di fango. Complessivamente abbiamo circa 800.000 tonnellate all'anno di fango tal quale prodotto in Lombardia e per il 50% è, diciamo, prodotto da depuratori che trattano scarichi civili, per il 30% da impianti di depurazione di acquiferi industriali, proprio perché noi, come diceva prima il collega di Alto Veneto, abbiamo individuato quali sono i CER consideriamo, quindi anche CER che risultano sulla produzione di fanghi da attività industriali, e un 20% da aziende agroalimentari. Dove viene recuperato? Per il 50% dei fanghi di depurazione prodotti, quindi quelli civili, viene riutilizzato in agricoltura e tra il 2007 e il 2011-2012 il quantitativo
è sempre più o meno di 700.000 tonnellate all'anno tal quale, pari a, queste sono stimate, 120-125.000 tonnellate di sostanza secca all'anno. Il 50% di questa frazione di fango viene sparso in provincia di Pavia. Però, come si diceva prima, la gestione dei fanghi, specialmente negli ultimi anni, dopo il vigore della direttiva nitrati e il recepimento nazionale e delibere anche regionali, deve coordinarsi un po' con la gestione dei reflui zootecnici, perché poi in agricoltura deve essere distribuito a beneficio dell'agricoltura e nel un rapporto, appunto, come si diceva, un'area vulnerabile fino a 170 kg ettaro, non vulnerabile 340, e quindi vanno conteggiati anche i reflui zootecnici. In Lombardia abbiamo più di 126.000 tonnellate di azoto annuo al campo da reflui zootecnici. La provenienza dei fanghi. La Lombardia ha normato la gestione dei fanghi, come si diceva prima anche per il Veneto, già dall'88, proprio perché 10 milioni di abitanti, 1 milione nelle zone montane, 1 milione nella zona agricola e 8 milioni nella fascia pedemontana, un elevato numero di industrie. Quando la gestione dei rifiuti è stato oggetto di una prima norma dell'80, legge regionale 94-80, e poi sui fanghi nell'88 sono state definite tutta una serie di condizioni. La più importante che ci tarei a sottolineare adesso è che per poter espandere in agricoltura in regione Lombardia, il fango deve essere trattato in un impianto presente in regione Lombardia. Quindi, se questa slide ha spaventato fino a un poco anche tutta la, diciamo, l'aspetto anche politico lombardo, perché si evidenzia in modo palese che il 50% circa del fango che viene poi ritirato da questi impianti con due terzi, che sono una quindicina oggi operanti, per la metà arriva da fuori regione. Quindi le 350.000 tonnellate arrivano da fuori regione, altre 350.000 vengono prodotte in Lombardia. Questa è la fotografia all'anno 2010, sostanzialmente rispetto al 2011 o 2009 non c'è una grande differenza. Se la produzione complessiva ammonta a circa 800.000 tonnellate, di queste 800.000 tonnellate una parte viene inviata fuori regione e precisamente, visto che se non mi sbaglio il Veneto non aveva il vincolo sull'assegno con i fanghi, il fango con l'assenico della Lombardia andava ovviamente in Veneto, altri fanghi andavano in altri impianti invece che svolgevano altre tipologie di attività di trattamento, dall'incenerimento piuttosto che al compostaggio oppure al trattamento chimico-fisico. Dalle 650.000 tonnellate gran parte venivano utilizzate per il compostaggio oppure per l'incenerimento negli impianti di termovalorizzazione lombardi e altre attività di trattamento chimico-fisico piuttosto che stoccaggio, pochissimo ovviamente in discarica. Quindi alla fine dai 650.000 tonnellate, la metà delle circa 350-400 vengono avviate agli impianti che trattano fanghi per poi espandere in agricoltura e questi impianti ritirano da fuori regione, come abbiamo visto, più o meno il 50%. Il tutto poi porta ad avere un 700.000 tonnellate, parlo di tal quale, di fango che viene riutilizzato in agricoltura in Lombardia. Quindi l'aspetto è stato ovviamente abbastanza problematico, quindi normato con condizioni tecniche dall'88, poi successivamente nel 2001 delega dell'autorizzazione delle province. Io ho lavorato in regione per 9 anni proprio sulla parte, sull'ufficio che si occupava delle autorizzazioni e dell'elaborazione delle linee guida per la delega alle province, che nel 2003 si è poi concretizzato con una delibera specifica che ha fissato tutta una serie di paletti. Per quanto riguardava la parte zootecnica, l'azoto, qua è un po' il riassunto che appunto la collega dell'ERSAF mi ha proprio girato, ovvero con la consistenza zootecnica in Lombardia, con tutta una serie di problematiche, risorse ma anche problematiche. Questo aspetto l'ho sottolineato in rosso perché poi ci ritorneremo. Con le nuove linee guida hanno introdotto un divieto e un vincolo molto forte, ovvero hanno previsto che laddove nei comuni vi fosse un elevato carico, cioè un carico zootecnico allevato, quindi non distribuito ma allevamento,
presenti in quel comune, se la produzione di reflue, quindi di azoto derivante dall'allevamento dei capi sul territorio, supera i 170 o i 340 kg ettaro in base alla destinazione, diciamo, della vulnerabilità delle aree, a questo punto non è consentito, quindi viene vietato l'utilizzo in agricoltura. Questo ovviamente è uno dei motivi del ricorso presentato. La distribuzione del carico di azoto zootecnico, come vedete, la zona, io oggi lavoro al Dipartimento di Cremona, sono responsabile delle attività produttive e controlli, e Cremona, gran parte della provincia, è in zona vulnerabile. In questa slide vengono riportati quali sono i carichi già oggi di azoto che la zootecnia, diciamo, prodotti dalla zootecnia. In questo caso sono stati riportati invece i quantitativi di fanghi utilizzati in agricoltura per comune, dati dal 2011, e se potete vedere la provincia di Pavia, che è un po' questa, è dove viene sparsa la gran parte dei fanghi, il 50%, ma non è zona vulnerabile e non è zona dove vi sono elevati carichi di azoto zootecnico. La parte prevalente è la provincia di Brescia, Cremona, Lodi e Mantova. In questo caso, seguendo la nuova prescrizione inserita nella delibera del 1° luglio 2014, nelle zone rosse sarebbe vietato lo spandimento di fanghi in agricoltura. In realtà, come vedete, nel 2011 ci sono stati, su almeno 26 comuni, sono stati sparsi fanghi, nonostante fossero in queste aree che, in teoria, dal 1° gennaio 2015 non potranno più essere utilizzate per lo spandimento. Ovviamente allora era consentito. C'è anche da dire che dove oggi è consentito lo spandimento dei fanghi è vietato il contestuale utilizzo di reflui zootecnici. Quindi il vincolo, in effetti, è un vincolo un po' particolare, perché non si va a era già vietato allora spandere i fanghi dove venivano utilizzati i reflui. Però ciò non toglie che molte aziende che non hanno allevamenti hanno delle aree dove ovviamente effettuano lo spandimento di fango, e ad oggi si vede vietato questa pratica. Gli aspetti normativi, velocemente, abbiamo detto, da tanti anni è normata la gestione dei fanghi in agricoltura. Con queste nuove linee guida si sono inserite le principali novità, sono appunto sono state ulteriormente definite le modalità delle autorizzative, anche operative e gestionali, per cui sono state prescritte delle ulteriori condizioni tecniche per gli impianti, la copertura, il trattamento delle aree, delle emissioni e quant'altro. È stata introdotta una diversa fattispecie di fanghi, ovvero per incentivare l'utilizzo di fanghi di buona qualità, anzi di alta qualità, sono stati, poi lo vedremo in una tabella dedicata, individuate due categorie di fanghi. I fanghi idonei sono quelli che rispettano già oggi i criteri del decreto 99, e poi quelli di alta qualità, che hanno invece dei valori di contenuti di metalli molto, molto bassi, sono poi quelli del terzo draft, la terza opzione del draft del 2000, citata in precedenza. Sono stati imposti nuovi limiti da rispettare per l'utilizzo dell'agricoltura, in particolare questo parametro, ovvero la sostanza secca volatile sulla sostanza secca totale, come indice di stabilizzazione. Perché se poi lo vedremo dal punto di vista analitico, per quanto riguarda i metalli pesanti, problemi non ne abbiamo mai riscontrati, anzi i valori sono sempre abbondantemente al di sotto dei limiti previsti dal 99. Per quanto riguarda invece le problematiche di odore, c'è 700.000 tonnellate sul territorio lombardo, problemi di odore ne abbiamo avuti, ne abbiamo tuttora. Quindi esiste oggi un parametro da verificare, ma è quasi incontrollabile, perché dovrei fare la valutazione tra la sostanza putrescibile presente all'atto del conferimento del fango dal depuratore a quando io vado a spandere, e che è diventato improponibile e incontrollabile. Questo è un parametro che è stato inserito perché comunque dà un'indicazione della stabilità del fango in uscita dalla depurazione. Sono stati introdotti microimpianti organici proprio perché in Emilia Romagna sono stati già normati, nel Veneto anche, ovviamente il bacino padano deve essere omogeneo perlomeno il più possibile.
onde evitare migrazioni di fanghi e di rifiuti da una regione all'altra. E, i nuovi divieti ve li ho appena citati, quello sull'utilizzo dell'azoto in base al carico zootecnico, sono state fornite delle indicazioni per come raccordare le norme anche regionali sulle fonti energetiche rinnovabili, ovvero il digestato che viene poi utilizzato in agricoltura, e l'autorizzazione unica ambientale che prevede la possibilità di ottenere l'autorizzazione per quegli impianti che noi definiamo conto propri, ovvero abbiamo una 30 o 35, se non mi ricordo di preciso, impianti di depurazione specifici di industrie, quindi le agroindustrie, latterie, macelli, che hanno l'autorizzazione per andare direttamente con i loro fanghi in agricoltura. Queste attività rientreranno nell'aula. Ovviamente gli impianti invece dedicati a ritirare i rifiuti, con le 15 piattaforme che citerò proprio avanti, che quindi ritirano rifiuti, sono autorizzate ai sensi del 208 e queste rientreranno in AIA e quindi sono escluse dall'autorizzazione unica ambientale, ma rientrano nell'autorizzazione integrata ambientale. Oltre a questo, non ho riportato, abbiamo definito in modo anche formale l'elenco dei CER che possono essere ritirati come fanghi e l'elenco dei CER che possono essere ritirati come rifiuti e possono essere miscelati negli impianti. Chi fa trattamento con digestione aerobica o come compostaggio può alimentare anche rifiuti del verde piuttosto che altri rifiuti agroindustriali. Chi fa un trattamento con calcio può ritirare alcuni tipi di rifiuti che poi sono scarti contenenti calcio piuttosto che ammoniaca se fanno un trattamento con ammoniaca. E tutto è confluito nella delibera di giunta regionale del 1 luglio 2014 che appunto vi dicevo è stata oggetto di una serie di ricorsi. Come si è arrivati però a definire questo percorso di linee guida regionali? Attraverso un monitoraggio delle caratteristiche qualitative dei fanghi in uscita dalle criterie depuratori di medie dimensioni. È stata poi fatta un'indagine acquisendo tutta una serie di autocontrolli provenienti da 9 piattaforme, 9 impianti autorizzati che quindi ritirano e trattano i fanghi. E da questi 9 impianti circa sono state valutate 2000 analisi, di cui 1400 hanno riguardato i fanghi in ingresso all'impianto prima del trattamento e 600 invece che hanno riguardato quelle analisi legate alle notifiche per lo spandimento finale. Queste 9 piattaforme sulle 15, allora erano 13 operanti, però rappresentano l'80% del fango totale che viene trattato per spazio in agricoltura, per cui si è ritenuto assolutamente coerente con i dati ottenuti. Poi tutti questi dati sono stati anche elaborati e utilizzati confrontandoli con le analisi di ARPA. Non ho detto, ma in Lombardia l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni fino al 2003 era la Regione Lombardia, dal 2003 sono le province e sono anche le province l'autorità competente al controllo. Quindi ARPA svolge il controllo solo ed esclusivamente se in convenzione con la provincia, quindi se richiesto dalla provincia. Per quanto riguarda le lavorazioni, abbiamo elaborato tutti questi dati, in particolare sui metalli, i parametri microbiologici e le caratteristiche agronomiche. C'è da dire che in Lombardia, vedete, già dall'88 sono stati inseriti degli ulteriori vincoli e limiti legati alla potenzialità del fango, come i coliformi fecali e le uova di alminti vitali, oltre alle salmonelle. Il 99 prevede solo le salmonelle, in Lombardia per avere una garanzia ulteriore sull'igienizzazione del fango si è proposto anche un valore di 10.000 per quanto riguarda i coliformi fecali e le uova di alminti vitali devono essere assenti. E poi sono state fatte diverse medie, sia aritmetiche che tesate in base ai quantitativi, e è stato valutato anche quali possono essere le varianze delle caratteristiche analitiche dei fanghi derivanti da un depuratore medio di 200.000 abitanti, verificando che poi effettivamente ogni depuratore ha la sua impronta, quindi il gestore dell'impianto conosce abbastanza bene, insomma, le varianze sono
veramente poco significative sulle caratteristiche dei fanghi in uscita, se l'impianto ha dimensioni di un certo rilievo, direi sopra i 50.000 abitanti equivalenti. E quindi anche quello ci è servito per inserire come prescrizione ulteriore la caratterizzazione preliminare del fango attraverso un monitoraggio presso l'impianto di depurazione. Quindi se io gestore di una piattaforma voglio tirare il fango da un impianto di depurazione, devo prima effettuare una caratterizzazione del depuratore, sono state definite un po' le regole, quindi quanti controlli fare, con che frequenza, e questo aspetto è stato poi riportato nella proposta complessiva, perché già mi pare l'Emilia Romagna, forse anche il Veneto, già avevano inserito una procedura di questo genere. Il confronto tra le analisi, quelle 2000 analisi, o anzi direi le 600 analisi degli autocontrolli con le analisi di APA, spero si legga, comunque ha visto un quasi completo allineamento tra i nostri controlli durante le fasi ispettive e gli autocontrolli forniti dalle aziende. Quindi anche questo aspetto ci ha consentito di dare un certo valore ulteriore anche agli autocontrolli aziendali. Come vedete, li abbiamo fatti un po' su tutti i metalli, tenendo presente che per esempio l'arsenico, anche dal punto di vista analitico, è complicato. Abbiamo fatto anche un interconfronto nel 2004-2005 con 34 laboratori e non è stato superato, perché c'erano parecchi laboratori che avevano dei valori non rientranti, sono ingegnere, non sono chimico, però me l'ho detto a scuole, guardo memoria, previsto per l'interconfronto. E in questo caso invece diciamo che tutte le analisi, le nostre 250 analisi a confronto con le 600 degli autocontrolli hanno visto per tutti i parametri un sostanziale allineamento. Per quanto riguarda le emissioni d'origine, vi dicevo, una criticità che abbiamo in Lombardia è proprio il problema degli odori. Quindi è stato introdotto questo parametro, questo limite sul rapporto volatili e i totali. Dalle analisi, dalla elaborazione dei dati di queste 1400 analisi in ingresso e le 600 in uscita, si vede come effettivamente l'abbattimento della potenzialità del fango non è così evidente nei trattamenti, anche perché i trattamenti in Lombardia in queste 9 aziende sono per lo più con calce e in un caso invece anche con ammoniaca, viene fatta l'igienizzazione. Però è anche vero che la problematica maggiore l'abbiamo nei depuratori di piccola dimensione, ovviamente nel depuratore grande, se poi è presente una digestione anaerobica, allora il problema non sussiste, ma la digestione anaerobica per definizione si realizza su impianti di depurazione dai 100.000 abitanti in su, 50.000 limite in su. Quindi noi, avendo parecchi depuratori di piccola taglia, ci sono più di 70 impianti di depurazione solo in provincia di Cremona, non solo due impianti su quelli di 50.000 abitanti, gli altri sono tra i 2.000 e i 10.000 e sotto i 2.000 abitanti equivalenti. Quindi potete immaginare, i fanghi derivati da questi impianti hanno effettivamente un carico di solidi volatili superiore. Cosa ci ha permesso di valutare tutta questa verifica di dati e elaborazione? Che in alcuni casi, per esempio sul nickel, lo zinco e il rame, non essendoci un limite in ingresso agli impianti di trattamento fanghi, in alcuni casi c'erano dei valori superiori a 99, per cui abbiamo ritenuto opportuno di inserire anche il limite in ingresso alle piattaforme, ovviamente non ben digerito, quindi anche questo oggetto di ricorso. Molti fanghi invece hanno una qualità eccellente, tanto è vero che rispettano abbondantemente i valori previsti dalla terza opzione del DRAF, che sono valori veramente bassi, e quindi abbiamo voluto premiare questa situazione individuando una specie di marchio di qualità per questi fanghi, definendoli come fanghi di alta qualità. Inoltre abbiamo verificato che la gran parte, almeno il 50% dei campioni, presenta un valore di sostanza secca volatile su sostanza secca totale supera il 70%, e quindi quando si evidenti problemi di emissione d'origine.
abbiamo proposto quindi di individuare questi due valori di limite, 65% come rapporto per i fanghi idonei, quindi quelli che devono rispettare per quanto riguarda i metalli vincoli della 99, e 60% per i fanghi di alta qualità. In questo caso comunque un 35-30% di fanghi che oggi stanno andando alle piattaforme e poi vengono utilizzati in agricoltura non risponderebbero a questo criterio, e quindi questa effettivamente può essere una criticità vista dal punto di vista dei gestori degli impianti. In più abbiamo, non avevamo limiti sui microimpianti organici e abbiamo inserito l'IPCB e diossine. Fino ad oggi abbiamo comunque un'analisi però sull'eluato del fango, quindi si fa un'analisi sugli idrocarburi presenti, sui fitofarmaci, su tutta una serie di ulteriori parametri organici, ma sull'eluato derivante dal trattamento del fango, cosa prevista dall'88 e fino ad oggi portata avanti. Quindi abbiamo introdotto questa tabella con questi limiti di inaccettabilità alle piattaforme, riportando i valori della 99 per quanto riguarda questi metalli con una tolleranza per alcuni metalli del 10% e per altri del 20%, un po' in analogia alle tolleranze che poi si hanno in fase anche di analisi. In questo caso vedete quali sono ad oggi, avremmo circa l'1%, l'1,3% di fango che oggi non potrebbe essere ritirato dalle queste 15 piattaforme con 2/3, quindi un quantitativo veramente limitato. Questa invece è la tabella con i vincoli e con i nuovi limiti previsti per l'utilizzo in agricoltura. È stato introdotto questo rapporto inferiore al 65% per il fango idoneo e il 60% per il fango di alta qualità. Per l'idoneo i parametri sono esattamente quelli del decreto legislativo 99, con l'introduzione dei LIPA, PCB e diossine. Abbiamo scelto di inserire 50 per le diossine, mutuandolo dallo studio che ha fatto Alfa Veneto sulle caratteristiche poi dei terreni mi pare, correggimi se non mi sbaglio, a 10 anni o 20 anni, e usando fango sempre a valore o 25 o 50 o 100, utilizzando fango al 50% non si riscontra un incremento delle concentrazioni di diossine presenti nei terreni, mentre con 100 si riscontra un leggero aumento, con 25 una diminuzione, vabbè, non so come mai, però ecco, abbiamo scelto il pari ai 50. Abbiamo mantenuto i coliformi fecali, abbiamo tolto gli uovi del miti. Uovi del miti che, perché è monitorato ormai da più di 15 anni, 20 anni, e nonostante nelle industrie agroalimentari c'è sempre più, sono appunto, uovi del miti sono parassiti che si trovano, che erano debellati una volta, adesso il rischio potrebbe esserci, però con questa igienizzazione così forte per portare 10.000 coliformi fecali, anche gli uovi del miti e le salmonelle non si trova. Poi abbiamo da sempre anche il test di fitotossicità con non so se con il pressione o con una politica di germinazione sulla tua. Riassumendo, fatto 100 appunto il fango che arriva dal depuratore alla piattaforma, se rispetta ai limiti della tabella 5.1 per l'accettabilità, abbiamo visto che il 99% oggi già lo rispetta, può andare alla piattaforma con 2/3, che ad oggi, secondo le analisi dei dati elaborati, abbiamo già un 40% che per quanto riguarda i metalli può essere classificato come fango di alta qualità, mentre il 60% esce appunto come fango idoneo. Ovviamente questo 40% andrà valutato con i parametri che dicevamo prima di stabilizzazione del fango. Bene, poi per il resto. Io vi devo chiedere scusa, ma devo scappare. Piacevole stare con voi e seguire queste cose, che fare quello che devo andare a fare. Innanzitutto, rapidamente due osservazioni, credo. La prima osservazione, attraverso quello che è presentato, sono in audizione domani sui nitrati, in 13ª, quindi
era molto utile, nel senso che il mio pallino adesso mi tratti, le 5 regioni non sanno qual è il mio pallino, no? Nel senso che la direttiva di tratti io sempre pensato, non per l'altro in termini generali che meritasse un'attenzione maggiore in termini complessivi e soprattutto un'integrazione più rotonda sia con la direttiva acque ma anche con queste, diciamo, con questa, diciamo, categoria di problematiche. Hai mostrato poi intanto quelli, i risultati che ho ottenuto sempre molto seri, anche il lavoro fatto dai colleghi del Veneto, che conoscevo perché direttore una parte si è fatta sul tempo, su tutta la parte di caratterizzazione, che era il percorso iniziato tanto tempo fa, che dovrebbe trovare un'armonizzazione, quindi è stato sottolineato, certe cose hanno stabilito dei flussi rispetto a certe possibilità o a non possibilità che evidentemente non sono solo tra nord e sud ma sono anche tra est e ovest, tanto deve essere chiaro. E questo credo che sia un problema risolubile da un tavolo come questo. Allora una cosa che vi prego, che abbiamo affrontato in maniera complessiva sia regioni sia agenzie sia ISPRA sia ministeri, ma in questo momento soprattutto i primi tre, e cerchiamo di rendere interoperabili, condivise le piattaforme su cui lavoriamo. Lo sforzo enorme che abbiamo fatto su nitrati era quello di definire al quarto meno un set, definire su questo set, giusto o sbagliato che sia, era soprattutto l'approccio. Ora io ritengo che non si possa andare con una piattaforma separata dalle altre, e come si è vista ad esempio già la sola problematica fanghi e nitrati si attrezzano in maniera notevole. Quindi credo che uno sforzo comune, e questo lo dico ai colleghi delle agenzie ma anche ai colleghi delle regioni, no? Le agenzie anche nella visione della nuova legge, questo è un punto fondamentale che dobbiamo, c'è una visione diversa del SINA e quindi nella nuova legge c'è un articolo 11 che definisce in modo diverso il SINA, che pone anche un rapporto diverso tra regione e agenzia dal punto di vista del sistema informativo. Voi sapete che il SINA a molte volte ha sedi diverse, non c'è una sede regionale, agenziale, non agenziale, regionale, insomma. C'è la tipica disomogeneità italica da questo punto di vista, quindi lo sforzo di ISPRA è quello di offrire un terreno di accordo, no? Di armonizzazione del processo con le responsabilità, e questa è la prima cosa. La seconda cosa, mi rivolgo al Ministero dell'Ambiente, credo che sia molto importante dialogare su questo, perché poi non so se avete notato, ricade sul discorso dei controlli in maniera molto forte, c'è una disomogeneità dei controlli che noi in futuro non potremo permettere, ma se noi tiriamo fuori l'EPTA, con i l'EPTA, quattro l'EPTA sono già descritti molto bene, allora non è più questione di provincia, regione o provincia, dobbiamo in qualche modo assieme capire come lavoriamo e come rischiamo anche il nostro collo, perché poi quindi, le conseguenze non sono banali come abbiamo. Vi lascio un attimo in queste due riflessioni che per me sono estremamente importanti, c'è tantissimo lavoro già fatto e devo dire che lo apprezzo moltissimo e volevo esserci apposta per questo. Questa mi convince sempre ancora di più che il suolo è al centro dei nostri discorsi, mi convince sempre ancora di più che l'agricoltura, no, è un qualche cosa come l'acqua a mio tempo sull'irrigazione, no? Tutti parlavano dell'idro potabile, io parlavo dell'irrigo, cioè che non conoscevo la mia data, quindi sai che questa è stata una mia discorso, questo è estremamente importante, bisogna portare l'agricoltura così come la parte civile, così come la parte industriale a trovare delle interconnessioni, specialmente per noi che guardiamo da una parte le pressioni e dall'altra parte tra si determinate, andiamo a vedere quali sono gli effetti, no? Anche lo sforzo sui nitrati, avere metodi diversi per riuscire a analizzare le porzioni al monitoraggio, soprattutto quello che lo sforzo che stiamo cercando di fare. Che di nuovo un'altra metodologia che cerchiamo di introdurre, e se ci riusciremo a introdurremo in termini procedurali tra nel sistema agenziale, quindi nel sistema internazionale della protezione ambientale, a supporto delle regioni e dello Stato, quindi delle riforme del Dicastero. Allora io vi lascio un attimo con questa riflessione. Mi interessava moltissimo vedere anche il lavoro in Puglia. Non ce l'abbiamo pronto per oggi, perché va bene, però quello è interessante, per voi avete oltretutto perimetrato le zone vulnerabili, sì, da pochissimo, giusto? Sì, quindi mi piaceva, sì, vedere un attimo come erano poi i rapporti tra le varie cose. Per quanto riguarda questa presidenza, ve l'ho detto, parlerò un attimo con i vari referenti non tecnici, diciamo politici, tecnico-politici dei ministeri, ma per quanto mi riguarda come Presidente del Consiglio, cioè,
Consiglio federale, che buon rapporto che ho con le regioni, mi vorrei assolutamente promotore di stabilizzare questo tavolo, che in qualche modo dovresti allargarsi un po' come il tavolo di ISPRA, le diverse diversi tematismi, perché poi sono incrociati, non è che possiamo prescindere dall'uno dall'altro, e soprattutto per avere metodologie comuni. Uno degli esempi molto significativi di questo lavoro che avete fatto è quello del rapporto dei lavoratori privati, cioè sostanzialmente come si pone il nostro elemento di controllo con sostanzialmente l'attività dei lavoratori privati. Mi sembra che questo sia un altro dei punti che sono stati focalizzati molto bene e in alcuni casi sono stati normati, in alcuni casi non sono stati normati. Credo che dovremmo in qualche modo porci questa problematica più presto. Per questa è un'altra delle tre ragioni di conflitto che credo che è necessario superare a breve. Mi dispiace interrompere con la mia presenza, vi ringrazio tutti, io devo scappare da un'altra parte parlando invece di rischio idrogeologico. Arrivederci a tutti e grazie di essere venuti. Ciao. Ciao, arrivederci. Allora, ovviamente prima della discussione, no, mi pare, la conclusione del documento contiene delle ipotesi, diciamo, di possibile, dico standardizzazione perché la parola è troppo ambiziosa, ma il tentativo di uniformare gli approcci alla tematica, diciamo, da un lato della gestione delle informazioni relative all'utilizzo dei fanghi, che è un primo grosso tema importante, dall'altro dal punto di vista del controllo preventivo e quindi del come dobbiamo approcciare questa problematica nella fase di autorizzazione di queste attività, e terzo dal punto di vista, chiamiamolo, del controllo successivo, del controllo repressivo, cioè la tradizionale attività di controllo e verifica che le agenzie sono chiamate a fare su questo tipo, su queste attività come su altre, insomma, no? Questi sono gli ambiti in cui si sviluppano queste proposte. Allora, come dicevo, la prima cosa è la rilevazione e archiviazione dei dati. Allora, come aveva accennato prima anche il dottor Lucci, esiste un applicativo web che si chiama Orso, forse qualcuno di voi lo conosce, è utilizzato da una decina, mi pare, di ARPA per la gestione dei rifiuti. Sostanza è un applicativo in cui da un lato i gestori dei sistemi di raccolta, dall'altro i gestori degli impianti inseriscono tutta una serie di informazioni che sono già standardizzate e che consentono poi alle agenzie di gestire tutte queste informazioni che sono relative ai flussi dei rifiuti. Una cosa analoga è stata, diciamo, abbozzata dall'ARPA Lombardia per la gestione dei fanghi. C'è una versione che risale a qualche tempo fa e adesso, mi pare di aver capito, lo stanno ulteriormente sviluppando. Quindi, siccome anche le altre regioni, insomma, insieme l'abbiamo valutata e riteniamo che possa essere uno strumento utile, sia perché è già utilizzata nell'altro ambito, e sia perché con anche una possibilità di gestire gli elementi geografici è uno strumento rapido, abbastanza utile, attraverso cui, insomma, si possono visualizzare aree, si possono andare a fare ricerche, verifiche su che cosa viene fatto nei vari ambiti, cioè almeno capire questi fanghi dove vengono utilizzati e ricostruire anche il percorso, la storia delle attività che sono state fatte in quegli appezzamenti, in quelle aree. Quindi sostanzialmente lo strumento, molto semplicemente, prevede che intervengano diverse figure. Da un lato c'è la figura, diciamo, del funzionario pubblico che può essere, l'incaricato da parte di ARPA, ma potrebbe essere anche l'incaricato da parte della provincia o della pubblica amministrazione, che è interessato, che da un lato inserisce alcuni dati che sono relativi alle pratiche autorizzative, cioè dei procedimenti amministrativi che interessano quelle attività, però dall'altro soprattutto è interessato a poter visualizzare e gestire le informazioni. Dall'altro ci sono gli impianti, diciamo gli operatori privati, che accedono per la loro specifica parte ad alimentare, ad inserire tutte le informazioni che attualmente sono
di fatto gestite, cioè sono messe a conoscenza della pubblica amministrazione o in formato cartaceo o in formato che io definisco equivalente a cartaceo, cioè file di PDF che arrivano per posta certificata, che alla fine uno non sa mai come gestire, no? Perché è carta in un'altra forma sostanzialmente, perché comunque non si riesce a dargli un proprio ordine. Ecco, abbiamo individuato poi una serie di ambiti di miglioramento dell'applicativo così come è adesso, e quindi sia rispetto, come dicevo, agli elementi geografici, quindi la gestione dei mappali rispetto alla cartografia tecnica di riferimento, non sempre c'è piena coincidenza e comunque c'è la necessità di mantenere il riferimento al catasto, perché è il riferimento, diciamo, che fa testo tra la pubblica amministrazione per quanto riguarda la disponibilità e la proprietà del terreno. E poi una serie di miglioramenti riguardo agli inserimenti dei dati, alla gestione delle notifiche, alla comunicazione delle campagne di espandimento, alla individuazione delle zone che si possono considerare omogenee, cioè che possono essere gestite come uniformi dal punto di vista anche del campionamento, dei controlli successivi e quindi anche dello spandimento, della coltura che si fa, eccetera eccetera. L'indicazione dei laboratori che effettuano le analisi per i motivi che avevo detto prima, perché va tenuta anche, diciamo, un minimo di verifica e di controllo sul laboratorio. La definizione di modalità operative per mettere in relazione dove si fanno, chi, come e dove vengono fatte le operazioni di spandimento, e poi anche la relazione con le zone vulnerabili, se l'appezzamento ricade o meno, e quindi anche questo che vincoli comporta. Questo sono, tanto per darvi, insomma, in sintesi alcune indicazioni. Riguardo invece alle attività, chiamiamole di autorizzazione, controllo e vigilanza, intanto sarebbe importante riuscire ad avere dei criteri univoci sulle cose, che sulle informazioni che devono essere prodotte al momento della presentazione della domanda per l'autorizzazione, in modo che chi valuta abbia, diciamo, il quadro completo. E quindi sono state condivise una serie di elementi che nella procedura, nella richiesta, nella domanda di autorizzazione dovrebbero essere contenuti, che riguardano, diciamo, l'impianto che gestisce e esegue le fasi di stabilizzazione, trattamento e gestione del fango da un lato, ma dall'altro riguardano anche le tipologie dei fanghi, quindi le caratteristiche dei fanghi, i terreni dove si intende utilizzare questi fanghi, non solo, ma anche un piano di distribuzione, chiamiamolo piano di utilizzazione agronomica, chiamiamolo piano di fertilizzazione, però diciamo un ragionamento che dimostra l'utilità agronomica delle operazioni che si fanno, no? Perché non sempre c'è consapevolezza, quindi invece questo è importante che sia preso in considerazione. E, vabbè, andando, ecco, altri aspetti che secondo noi poi sono da precisare, o meglio, su ciascuno di questi voi nel documento trovate alcune idee, cioè come faremmo noi se dovessimo mettere in comune le richieste, no? Diciamo, se dovessimo concordare le norme anche da prevedere o come prescrizione oppure, o meglio ancora, anche dal punto di vista normativo nazionale o regionale, le regole, le direttive a cui gli operatori devono attenersi, e devono essere chiarite meglio di quanto non sia oggi l'aspetto di cui ho già detto della tipologia di fanghi che possono essere utilizzati, quindi l'elenco dei codici CER, il metodo di campionamento dei fanghi, quindi l'aspetto che aveva, ad esempio, a cui ha accennato bene, ma che ha sviluppato anche Sergio, anche sia Vitali, cioè quanto tempo prima dello spandimento, su quale lotto, dopo, prima, durante e dopo la stabilizzazione, sui fanghi in ingresso oltre su quelli in uscita, cioè sono tutti aspetti questi che andrebbero precisati, perché altrimenti si rimane, no, in una situazione di indeterminatezza che non aiuta, ecco, a fare l'esecuzione dei controlli.
i parametri che sono da considerare per caratterizzare i fanghi, quindi microinquinanti sì o no, quali, bastano i tre principali, ne servono altri, e l'aspetto microbiologico, un altro su cui, ed è quindi anche della putrescibilità eccetera, su cui bisognerebbe poter dire qualcosa di più. I valori limiti per i fanghi in entrata, quindi se è opportuno o meno che ci siano, avete visto che Lombardia ha messo i limiti per il compostaggio, di fatto ad esempio quando si usano i fanghi ci sono dei limiti che poi sono gli stessi, ma ecco, anche qua probabilmente sarebbe opportuno che qualcosa si dicesse, vogliamo che siano applicati in entrata agli impianti di trattamento gli stessi limiti che valgono per i fanghi da spandere, no? Quindi tale entra, tale esce, questo può essere un'altra soluzione. D'altra parte avete solo applicato voi, metalli, avete solo applicato una tolleranza, esatto, per i metalli il trattamento. Ecco. Poi la frequenza con cui controllare questi fanghi, i metodi di campionamento dei terreni, anche su questo spesso non si può semplicemente fare riferimento, che so, ai metodi ufficiali di analisi dei suoli, perché magari ci sono delle indicazioni di principio che però non entrano nel merito, che so, se la superficie può essere fino a 5 ettari, il massimo 5 ettari, o se può essere di più in certe condizioni, o se deve essere di meno, questo è un aspetto. O la profondità di campionamento nelle varie, quanti campioni elementari vanno presi per fare il campione composito per la nave. Sono tutti aspetti che, sì, dal punto di vista di linee guida operative su come affrontare il problema, andrebbero definite. Sui metodi di analisi dei terreni, molto è stato fatto, però anche qua per alcuni parametri magari sarebbe importante, insomma, dire qualcosa di più. La frequenza del controllo dei terreni, perché la norma dice genericamente ogni 3 anni, però insomma, mi risulta che spesso, ma poi spesso anche le province sono un po' disattente su questo aspetto qua, no? Soprattutto quando ad esempio uno termina. Supponiamo che uno abbia l'autorizzazione e non la rinnova più, allora alla fine del periodo di utilizzo è obbligatorio fare o no il controllo per verificare quello che ha fatto nei 3 anni, no? Quasi nessuno da noi chiede, quasi nessuna provincia chiede, ma stando a quello che prevede la normativa dovrebbe essere fatto, almeno per definire se c'è stato un impatto o meno. La qualificazione dei laboratori è un altro aspetto che ecco, su questa cosa con altri colleghi dell'ARPA, e lo dico perché sono stato coinvolto, è stato da poco elaborato un documento sulla, ad esempio, la valutazione dei risultati dell'analisi in doppio nell'ambito della bonifica dei siti contaminati. E quello potrebbe essere, ad esempio, un utile riferimento per valutare se anche per questa tipologia di controlli si può applicare qualcosa di analogo. Poi sui limiti e le distanze, perché qua i limiti e le distanze previsti dal 99 al 92 sono abbastanza ben definiti, però ogni regione poi ne ha aggiunte di altre, no? A causa di magari emergenze o problematiche specifiche, anche qua è da valutare se è il caso di comprenderne, completare, ecco, quelle che sono già definite. E poi c'è l'aspetto, appunto, che dicevo, del piano di utilizzazione agronomica, no? Che magari quando soprattutto queste cose sono viste da chi ha competenze più ambientali, magari sfugge questo aspetto chiave, no? Che è la discriminante per cui i fanghi non sono più rifiuti. I fanghi non sono più rifiuti nel momento in cui utilizzati in agricoltura hanno una comprovata utilità agronomica. Quindi questa comprovata utilità agronomica deve essere adeguatamente considerata e valutata, perché altrimenti viene a mancare un principio fondamentale, no? Quindi anche considerare ad esempio la logistica, no? Le modalità di distribuzione, i tempi, la congruità tra gli stoccaggi e i tempi di uscita in campo, sono tutti aspetti che andrebbero, insomma, considerati senza complicare eccessivamente, perché di complicazioni ne abbiamo già abbastanza. Grazie. Un ultimo breve intervento, mi sembra del servizio della con
una novità che da un anno, un anno e mezzo a questa parte, alcuni impianti stanno chiedendo autorizzazione per produrre gessi di defecazione. Quindi si stanno spostando la normativa sui fanghi per andare sulla normativa dei correttivi, quindi dal decreto ministeriale, quello sui sugli ammendati. L'impianto là dove sono stati morti, questo è l'acido, è soggetto al controllo dalla foresta e non più né dalla provincia, dalla pubblicazione, cioè, che diventa un problema non indifferente. Come avete sentito dalle cartografie proposte all'interno del documento finale del gruppo di lavoro, sono prevista anche quella dei metalli pesanti, perché, come abbiamo sentito stamattina, ci sono diciamo, le necessità di identificare delle aree che hanno delle anomalie di tipo naturale, di identificare delle aree con delle pressioni antropiche particolari, di coadiuvare i tecnici nella valutazione dei dati analitici e anche di valutare gli impatti nel medio e lungo periodo dello spandimento dei fanghi sui suoli in agricoltura. L'attributo PEGO geochimica, stando allo standard ISO 19258, che diciamo, è lo standard preposto per la determinazione del contenuto di microinquinanti inorganici e organici nei suoli, si intende la cartografia del contenuto di fondo naturale. In realtà nella nostra regione siamo partiti da questo primo progetto iniziale e poi sotto lo stesso nome abbiamo inserito non una sola cartografia, bensì tre, quindi la cartografia relativa al contenuto di fondo naturale per 5 metalli, di cui 4 sono compresi nel 99 del 92 e il cromo è stato inserito perché comunque era compreso come metallo nel draft del 2000, il documento conoscitivo della, diciamo, del GSI, della Comunità Economica Europea. A seguire abbiamo redatto le carte del contenuto di fondo naturale antropico per gli stessi metalli, aggiungendo per il superficiale arsenico, stagno e vanadio. Successivamente, o diciamo contemporanea a queste cartografie, è stata prodotta una cartografia degli arricchimenti superficiali. L'impianto cartografico è terminato nel 2012 e nei due anni successivi ci stiamo dedicando diciamo, a degli approfondimenti, in particolare relativamente al confronto tra metodi di determinazione diversi sui suoli e ad alcune prime valutazioni molto timide sulla bioaccessibilità dei metalli verso sostanzialmente diciamo, verso il biota, quindi le piante superiori e acque sotterranee, perché riteniamo che al di là del fatto che la norma richiede sostanzialmente un contenuto totale piuttosto che pseudo totale, diciamo, possiamo spingerci fuori elementi colleghi di altre specializzazioni per fare delle valutazioni sull'impatto, sulla sicurezza alimentare e sulla salvaguardia delle acque sotterranee. Molto brevemente, come vi dicevo, per la costruzione delle carte ci siamo basati sullo standard ISO 19258 del 2005, quindi abbiamo sostanzialmente valutato il contenuto al di sotto dei 45 metri di profondità, in particolare visto che alcune lavorazioni in Emilia Romagna arrivavano fino agli 80 cm, i nostri campionamenti sono sempre compresi tra i 90 e i 100 metri. Nel caso del contenuto di fondo naturale abbiamo utilizzato il metodo CRF per determinare il contenuto totale, perché questo ci ha permesso, diciamo, un'analisi di tipo geochimico più accurata. E sono stati proprio identificati dei gruppi di suoli con affinità di tessitura, grado evolutivo e provenienza, quindi alla fine affinità di tipo geochimico. Questi gruppi di suoli sono stati analizzati statisticamente, trattati statisticamente, quindi con normalizzazione delle curve di distribuzione, eliminazione degli outlier, e successivamente l'estensione del dato geografico è stata fatta partendo proprio dalla cartografia pedologica. Quindi i suoli prevalenti in un determinato poligono hanno dato a quel poligono un'etichetta di 95 cm, quindi il contenuto di fondo naturale. I poligoni sono poi stati classati in quattro classi di concentrazione basate sul limite di legge, quindi due
al di sotto, molto al di sotto, e due al di sopra, molto al di sotto. Contestualmente, perché quelli erano anni d'oro, avevamo anche analisi superficiale, sempre con il XRF, sui nostri 700 punti di campionamento, che ci hanno permesso, tramite diciamo, una delle formule papabili di letteratura, di fare delle valutazioni sul contenuto, cioè sull'arricchimento superficiale. Chiaro che queste sono valutazioni puntuali, però l'andamento dei punti a scala regionale per i diversi metalli ci dà comunque un'idea diciamo, di un impatto generale. Questo è l'esempio del cromo, come vedete la regione comprende diverse aree della pianura, perché la cartografia è stata redatta per il momento sulla pianura, che hanno contenuti determinati con l'IGRF al di sopra del limite di legge, perché effettivamente c'è tutta l'area di convergenza del Po, dell'antico delta, che è naturalmente ricchita di questi metalli, così come naturalmente è ricchita di nickel, perché viaggiano assieme laddove la provenienza è di più poco o più antico. Ma anche alcuni bacini dell'Emilia occidentale sono ricchi perché hanno nelle loro cave di prestito presenza più o meno rilevante di rocce ofiolitiche. Per la carta del fondo naturale antropico invece, diciamo, partendo dalla stessa base di conoscenze che quindi l'identificazione di gruppi di suoli con attività geochimiche, abbiamo determinato i valori attraverso l'acqua regia e la lettura e la determinazione con i cicli massa, perché questa carta vuole essere più di confronto con le dati ambientali normalmente utilizzati dai tecnici, e abbiamo inserito l'elemento dell'uso del suolo. Proprio per questo motivo, in questo caso l'elaborazione diciamo, geografica, l'elaborazione della carta è stata basata sulla geostatistica simulativa e non più sulla semplice diciamo, trasposizione alla carta dei suoli, ed è quindi stata prodotta una carta che vede diciamo, degli elementi quadrati finiti di un chilometro di lato che vengono attribuiti alle classi di concentrazione che sono le stesse della cartografia del fondo naturale. Come vedete la distribuzione del fondo naturale antropico del cromo segue quasi di pari passo quella del fondo naturale. E se ricordate nella slide precedente, diciamo, i pallini dell'arricchimento erano più o meno tutti verdi, stando ad inquinare, stando ad indicare un grado di contaminazione da basso ad assente. Essendo una carta di tipo geostatistico, è stata fatta anche una valutazione della attendibilità della simulazione. Dunque, come avevo detto in premessa, negli ultimi due anni ci siamo dedicati un attimo alla comprensione di quali erano altri parametri che potevamo fornire agli utenti diciamo, tecnici per una valutazione diciamo, ulteriore oltre a quella del contenuto totale o essendo totale nel suolo. Quindi per una piccola porzione del territorio di Temuma, la provincia di Ravenna, abbiamo fatto delle valutazioni in merito alla bioaccessibilità. E in questa provincia, come vedete, per il caso del rame, i valori del contenuto di fondo naturale antropico sono mediamente al di sotto del limite di legge, salvo due piccolissime aree, però noi eravamo consapevoli che eravamo alla carta delle anomalie geochimiche che in realtà c'era un certo grado di arricchimento superficiale diffuso. Quindi in quest'area abbiamo fatto diversi gradi di estrazione. Abbiamo usato l'estrazione con il TPA, secondo il metodo 12.1 del decreto ministeriale del 99, per dare una sorta di indice di disponibilità. Poi abbiamo utilizzato il metodo dell'ammonio nitrato, perché questo diciamo, è previsto dalla normativa tedesca per determinare la porzione della, diciamo, scambiabile più vicina a quella che potenzialmente può essere assorbita dalla radice delle piante, ed infine la cessione in acqua per un indice diciamo, di solubilità con due diversi rapporti di soluto-solvente, 1 a 10 e 1 a 2 a 5. Come vedete i risultati sono che il rame si presenta come assoluto l'elemento più mobile a tutti i livelli di estrazione, seguito dal piombo, dallo zinco, dal nickel, e il cromo si conferma abbastanza legato alle porzioni residuali del suolo. Quello che è abbastanza diciamo, interessante è che per esempio nella classifica delle estrazioni
lavorazione in acqua, in realtà il nickel che noi abbiamo sempre visto associato al cromo nel suo essere, diciamo, legato alle porzioni residuali è molto più mobile, ma soprattutto che in generale i campioni con il maggiore arricchimento antropico presentano una mobilità, diciamo, di questi stessi metalli estremamente più accentuata. E questi risultati, anche se per noi sono ancora preliminari, sono comunque in perfetta sintonia con quelli diciamo, ottenuti negli studi che sono importanti nel rapporto finale del gruppo di lavoro sulla tema sperimentale Marani, proprio diciamo, in quest'area della pianura. E in quel caso si parlava di apporti da fan diretti. Quello che è abbastanza interessante far vedere è che non solo c'è una diversa mobilità per i diversi metalli nel suolo, ma che per alcuni metalli questa mobilità cambia anche in relazione alle tipologie di suolo. Vedete come per il cromo e per lo zinco sostanzialmente i tre colori diversi rappresentano tre tipologie di suoli, tre gruppi che sono suoli differenti e creano degli indici di disponibilità abbastanza diversi tra di loro. Bene, sostanzialmente quello che diciamo al di là di questo approfondimento sulla biodisponibilità, quello che noi abbiamo cercato di mettere a disposizione diciamo, degli utenti, sia tecnici che non, ma nella fattispecie quelli tecnici, sono degli strumenti web che sono già in uso proprio per coadiuvare nella diciamo, valutazione dei dati e nell'identificazione di aree che potrebbero avere delle criticità. Questo esempio è quello della gestione delle terre rocce da scavo, dove sostanzialmente ad ARPA serviva uno strumento con base Google Map, dove poter in qualche modo controllare sia le schede di autocertificazione di tipo anagrafico, quindi attraverso l'uso di Google Map verificare in sostanza l'indirizzo, la via, l'uso del suolo, ma anche di mettere in relazione questi dati con i dati prodotti sempre in autocertificazione relativamente ai metalli. Ecco così che abbiamo prodotto questa carta, che noi chiamiamo la carta riassuntiva degli otto metalli, diciamo, per quanto riguarda il fondo naturale antropico, dove per ogni elemento quadrato finito si possono verificare, diciamo, visualizzare contemporaneamente tutti i valori sia relativi al valore del 95 sul percentile che della permeabilità. E quindi sostanzialmente alla fine il tecnico può consultare immediatamente sullo stesso poligono i suoi dati, quelli che sono stati forniti in autocertificazione e i dati che noi forniamo, dando anche una stima della probabilità sostanzialmente, questo è utile per noi per identificare delle aree che sicuramente vanno approfondite, perché attualmente la scala della nostra carta si può stimare un 250.000, quindi chiaro per le aree di maggiore debolezza che vanno tutte verificate. La stessa cosa si potrebbe fare serenamente con un sistema GIS, perché questi file sono scaricabili come shape dal nostro sito, quindi prendendo un'immagine del dato vitale da sempre dal nostro rapporto finale si vede come georeferenziando il sito di stabilimento e alcuni punti di analisi con lo stesso identico sistema si può identificare l'area delle nostre carte e, diciamo, in tempo reale appiccicare dei valori per quanto riguarda le tali iniziali. Questo è, diciamo, un altro esempio di applicazione, perché a proprio proposito dell'elemento arsenico, nella provincia di Parma sono state, diciamo, riscontrate da alcuni fanghi di produzione agroalimentare dell'industria di lavorazione del pomodoro con valori di arsenico superiori al limite di 10, perché da noi in regione sui quanti c'è il limite di 10. E quindi diciamo che si è aperto un tavolo di confronto, perché siccome questi, la lavorazione del pomodoro, diciamo, non prevede l'inserimento di agenti esogeni all'interno della lavorazione, sostanzialmente questi fanghi rappresentano i terreni su cui i pomodori sono coltivati. Quindi era chiaro che, visto che si parlava della provincia di Parma, ma i sette stabilimenti
fosse su torri di 9 che sono lì, ricevono pomodori anche da altre aree della regione e anche da aree fuori regione, sostanzialmente era necessario approfondire il tema prima di andare in deroga piuttosto che diciamo, anche avviare delle procedure di quindi è necessario approfondire il tema riguardo ai fanghi, riguardo ai suoli che devono accettare, riguardo agli impatti per diciamo, ottimizzare tutta la gestione. A questo punto ovviamente è stato fatto un tavolo di lavoro con tutti gli attori in gioco e si è pensato di fare delle valutazioni sui valori di assedio dei terreni di provenienza del pomodoro, sia su base bibliografica che su base dati, visto che le regioni da cui provengono sostanzialmente hanno lo stesso tipo di cartografia o di dati che abbiamo noi, e di fare anche delle valutazioni sugli impatti dei terreni su cui questi fanghi poi verranno diciamo, distribuiti. Per fare questo verrà utilizzata la cartografia della già pronta del fondo naturale antropico dell'arsenico per identificare in aree dentro la regione quelle che sono maggiormente arricchite rispetto alla provincia di Parma e per identificare nella stessa provincia di Parma le aree su cui fare scegliere diciamo come aree campione. Infatti come vedete questa è il caso del fondo naturale antropico dell'arsenico. Come vedete già una parte di questi pomodori viene dalla provincia di Ferrara che ha dei contenuti mediamente superiori a quelli della provincia di Parma, quindi già una parte del diciamo, problema potrebbe essere così spiegato, ma la cartografia servirà anche ad identificare delle aree omogenee su cui appunto fare tutta una serie di valutazioni. Ho finito, scusate se non so troppo. Allora, diciamo che è esaurita la fase di presentazione del lavoro fatto. Adesso si aprirebbe la fase di discussione. I tempi non sono molto lunghi, nel senso che alle 14, anzi sarebbe meglio qualche minuto prima, la mensa ISPRA chiude e voi siete tutti invitati a, insomma, a pranzare alla mensa se avete tempo e disponibilità per rimanere. Quindi daremo questo tempo, questi 50 minuti, intanto penso più che approfondire molto la discussione si tratta di lanciare delle proposte, delle idee, anche io lancio ovviamente la proposta di tener conto che questo rapporto è disponibile penso più o meno a tutti voi, se avete dei problemi d'accesso che ho intuito da alcune mail che ho ricevuto contattateci e noi vi favoriremo l'accesso al rapporto e tutti i contributi critici, tutte le osservazioni che ritenete opportune sono benvenute perché questo è lo scopo anche di questa riunione, anche del lavoro che è stato fatto. Ecco, adesso chi voglia intervenire. Ci sono anche i colleghi delle collegati su Skype se vogliono intervenire. Io cercherò di essere velocissimo. Non perché... stanno seguendo. No, interessava la Sicilia più che altro, perché il lavoro che è stato presentato, per quanto abbiamo potuto vedere, eccellente, noi avremmo potuto portare un contributo un pochettino più operativo se avessimo avuto accesso prima al lavoro, non ce l'avevamo, ma comunque proviamo a buttare lì alcune valutazioni. Sicuramente l'approccio che è stato seguito è quello che deriva dalle situazioni emergenti nelle aree che sono state considerate per gli studi e per le definizioni, le considerazioni finali, ma non hanno però potuto ovviamente tener conto del fatto che spostandosi lungo la penisola e arrivando a sud, i principi di base, le emergenze, le priorità anche delle problematiche possono totalmente cambiare. Per fare un esempio, nel lavoro che noi abbiamo svolto su richiesta della regione per il piano, il punto di partenza dal nostro proprio per l'incarico che avevamo, la priorità sostanziale era quella del favorire al massimo l'utilizzo del solo dei fanghi di depurazione, cioè averla come priorità assoluta anche
in qualche maniera a scapito di alcuni rischi di tipo ambientale che poi vedremo che non si sono manifestati e non c'erano. Questo perché? Perché una delle criticità primarie del nostro territorio è il rischio di desertificazione. Noi abbiamo delle situazioni con sotto l'1% di sostanza organica, per cui l'apporto di metalli, se non così problematico, diventava secondario rispetto alla necessità assoluta di apportare sostanza organica per contrastare i fenomeni di desertificazione. E quello era un primo elemento, per esempio, che caratterizzava il nostro territorio. Noi non avevamo e non abbiamo tuttora nessun tipo di mappatura del fondo, per cui anche i riferimenti sulle variazioni che potevano determinarsi nel suolo erano completamente diverse. Secondo elemento, il primario controllo che abbiamo dovuto eseguire è stato sulla produzione del fango stesso da parte del sistema. Teniamo conto che noi abbiamo analizzato solo il sistema della depurazione delle acque urbana e non quella industriale, avendo un unico gestore che tra l'altro è di proprietà della Regione Puglia, quindi soggetto pubblico a tutti gli effetti e così via. Quindi l'oggetto erano gli impianti di depurazione dei reflui urbani e lì abbiamo scoperto che mancavano 2/3 della quantità di fango teoricamente prevista sulla base della qualità del reflo che veniva accertato dai nostri controlli e dagli autocontrolli del gestore. Dove finiva questo 60% di fango? E sicuramente finiva attraverso l'effluente nel corpo recettore. Allora, altra problematica importante: l'impatto maggiore è nel corpo recettore, tenendo conto che noi abbiamo pochissimi fiumi, quindi tutto finisce sostanzialmente a mare e all'epoca nel sottosuolo, rispetto a favorire in qualche maniera il più possibile l'utilizzo agricolo in un contesto sociale produttivo in cui l'agricoltura rifiutava e continua a rifiutare l'uso dei fanghi, perché alcuni fenomeni di inquinamento da un lato, ma la sfiducia generale soprattutto degli agricoltori sull'utilità, l'opportunità, sui rischi di questa pratica, porta anche ad avere una scarsa recettività agricola dei fanghi. Quindi questi elementi, per esempio, sono stati alla base del nostro conflitto con la Regione, che pur avendoci assegnato il compito, poi all'atto della definizione dell'adozione del piano, che non è stato adottato, c'è stata solo una presa d'atto dopo 5 anni di attesa, e all'atto della definizione delle linee guida, cioè del regolamento regionale sull'utilizzazione dei fanghi, poneva ulteriori vincoli e complicazioni. Per dirne una, l'agricoltore doveva disporre di un GIS suo personale per poter, sì, la cui finalità poi effettiva sarebbe stata quella di scoraggiare del tutto l'utilizzazione dei fanghi. Noi non abbiamo le piattaforme, ma ogni impianto di trattamento ha sulla sua linea di trattamento fanghi, quindi non ci sono casi di riferimento come il vostro in cui esistono delle piattaforme intermedie tra il produttore del fango e l'utilizzatore. Un solo impianto di compostaggio dedicato ai fanghi, per il resto tutti impianti di compostaggio, quindi anche il quadro impiantistico di riferimento è fondamentale. Questo lo dico perché se vogliamo mettere a confronto delle esperienze, è benissimo, ben venga questa pratica. Se cominciamo a pensare a linee guida di natura nazionale o addirittura a modifiche al 99-92, allora è necessario che ci parliamo ancora molto ma molto di più, perché se noi dovessimo applicare i criteri che voi avete definito qui, per noi sarebbe un disastro, anche perché conta anche la disponibilità e la risorsa disponibile per l'agenzia. Noi abbiamo dovuto scrivere alla Regione che tutti i controlli relativi all'utilizzazione agronomica dei fanghi, come per le acque di vegetazione, che è l'altra matrice organica rilevante prodotta in Puglia che ha come destinazione l'agricoltura, non avremmo potuto fare nulla, perché non avevamo le risorse e non era nei piani di attività approvati dalla Regione stessa. Quindi anche questo comporta dei vincoli, ovvero secondo me dobbiamo tendere verso una revisione della, più che della norma in quanto tale, dell'approccio alla norma, esattamente, in maniera tale che siano fissi i criteri di approccio a livello nazionale, devono essere ovviamente gli stessi,
ma con gli input specifici dei vari territori, perché questi sono fondamentalmente, possono determinare fondamentalmente delle differenze anche nei limiti di qualità e nelle procedure, come anche nelle procedure di controllo, laddove è possibile caricarle sul soggetto interessato. Cioè dalle vostre relazioni risulta che c'è un grandissimo interesse di qualcuno a utilizzare il fango in agricoltura, sia il produttore, il gestore delle linee acque o l'agricoltore stesso. Da noi è il contrario, cioè da noi bisogna favorirla questa pratica, perché è poco praticata, perché comunque si va in discarica, anche se costosissimo, ci si sposta di regione, o si butta il corpo recettore, quindi fuori dalla possibilità di controllo, perché tra l'altro noi il lavoro l'abbiamo fatto insieme a IRS e insieme all'università, al Politecnico e quindi alla componente agronomica, tenendo insieme tutti gli elementi. Però l'IRSA stessa è riuscita a certificare per la Puglia che il problema è anche la capacità di estrarre dagli impianti i fanghi, cioè le linee di estrazione e di trattamento dei fanghi non ce la fanno estrarre più di tanto, quindi è quasi automatico che il tutto vada male. Allora, facendo il percorso inverso, qual è la capacità del territorio di ricevere, ovvero la necessità di ricevere? Noi siamo passati a valutare qual era la qualità dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione per arrivare a quali dovevano essere interventi di gestione e strutturali presso gli impianti perché la qualità del fango fosse idonea al massimo a essere utilizzata. Quindi abbiamo dovuto prendere l'intera filiera in esame, e forse uno degli elementi che mancava a questo lavoro eccellente che avete fatto è proprio quello: cosa fare a monte sia sulla segregazione eventuale degli scarichi o sulla gestione degli impianti o sull'adeguamento tecnico degli impianti per avere una qualità del fango migliore per l'utilizzazione agronomica. Essendo quello il nostro obiettivo, ci siamo dovuti occupare anche di questo. Allora, questa esperienza, a parte che il nostro piano è sul sito, però vorrei poterla mettere più attivamente, proficuamente a confronto con il vostro lavoro. Altri interventi? Voglio dire che io ritengo che un'attività di controllo su questo comparto dovrebbe giocare a favore dell'utilizzo, perché il mondo agricolo, si sa che vengono esercitati dei controlli, forse si sente anche tranquillizzato e tutelato, nel senso che l'abbiamo visto anche dalle analisi fatte, insomma, in generale i fanghi che abbiamo usato, abbiamo visto che non hanno una qualità scadente, insomma, in gran parte dei casi stanno dentro di lì. Il timore è che in mezzo a quei fanghi ci venga messo dell'altro. Se io non sono messo in condizione di verificare che cosa viene sparso sul terreno, se è il fango che viene dal depuratore o se è qualcos'altro, è chiaro che da una parte il controllo è codificato, dall'altra parte l'agricoltore, se non sa che c'è a monte un sistema che dà un minimo di garanzia su quello che viene fatto sul territorio, diventa sempre più diffidente. La preoccupazione non è tanto che abbiamo usato il fango di depurazione, ma che in mezzo ci venga messo dell'altro. Che lo sappiamo che purtroppo è tra i rifiuti, e quindi comporta problemi di altro genere. Insomma. Mi suggeriscono, facciamo parlare soprattutto quelli che non sono interventi. Posso fare un intervento da Sì, sicuramente. Ma intanto molto interessante il lavoro che si è avuto solo venerdì, il testo a disposizione, credo che molte cose erano già condivise di principio, perché il lavoro che è stato fatto sui fanghi è molto simile a quello che avevamo fatto noi
in preparazione del primo regolamento, che per noi era addirittura dell'86, quindi e in questo momento noi abbiamo ancora alcuni pezzi di questo regolamento dell'86 che sono in vigore integrando quello che era il decreto 99. In realtà però sulla nostra regione l'utilizzo di reti in agricoltura è piuttosto limitato. È stato abbastanza sostituito, direi, soprattutto nell'ultimo decennio dagli impianti di compostaggio, che sono piuttosto numerosi e per cui il riutilizzo dei fanghi in agricoltura passa adesso generalmente attraverso il compostaggio, tranne alcune eccezioni che però riguardano quantità abbastanza limitate e quasi tutte di fanghi di tipo agroindustriale. Tra le varie integrazioni che abbiamo come residuo del vecchio regolamento regionale c'è la necessità di presentare un piano di utilizzo che sia firmato da un agronomo o comunque da una persona abilitata, proprio perché bisogna giustificare il fatto che il riutilizzo nel futuro sia effettivamente un riutilizzo, non uno spartimento. Detto questo, insomma, la situazione regionale sotto questo aspetto è abbastanza non particolarmente impegnativa, diciamo, sotto questo aspetto anche per l'APA, per i controlli, perché, come vi dicevo, le autorizzazioni sono poche. Rispetto però all'intervento che faceva prima la Puglia sulla necessità di tenere presente le diversità territoriali, credo che sia un aspetto molto importante, però questo non dovrebbe distoglierci dalla necessità di arrivare comunque ad una modifica della normativa, cioè il DL 99 è antecedente alla normativa, a buona parte della normativa sui rifiuti, si scontra con delle, come ricordava Giandon nella sua relazione, con delle modalità di riutilizzo dell'R10, quindi poi nell'R10 ci sono molte altre attività che non sono nel riutilizzo agricolo. È un problema questo che non è solo sui fanghi, abbiamo una parte della normativa, compreso lo stesso decreto 5/98, che ha bisogno di una revisione, e credo che le proposte che sono venute dal gruppo, poi è vero, bisogna fare attenzione a non porre troppi vincoli, perché si rischia di arrivare a dei risultati opposti a quelli che non voleva, però credo che la necessità di una revisione e dell'introduzione di alcuni aspetti che riguardano i contaminanti organici, che sono praticamente assenti nel DL 99, sia un aspetto importante, per cui spero che dai risultati che vengono fuori da questo gruppo ci possa essere uno stimolo in questo senso, tenendo presente tutte le, per carità, tutte le situazioni diverse. Credo che nelle relazioni si sia parlato poco dell'aspetto degli impianti di depurazione, perché probabilmente le regioni, come tra l'altro anche la nostra, delle persone che hanno fatto gli interventi, diciamo, il sistema di depurazione delle acque è arrivato ad un punto di equilibrio abbastanza buono, quindi non c'è tanto problema di intervenire sulla gestione degli impianti di depurazione, e quindi si è indirizzati sulla parte fanghi. Se si deve ancora intervenire sull'aspetto della depurazione, è chiaro che alcuni discorsi diventano più complessi. Chiudo qua. Farò magari avere al gruppo quella che è la versione, l'attuale normativa, seppure molto vecchia, perché la delibera di adeguamento del regolamento regionale e del DL 99 è un documento del 95, quindi ha i suoi anni, eppure continua a essere in vigore. Farò avere questa, magari qualche osservazione, se riesco a fare giù qualcosa che penso possa essere utile al gruppo. Tanto vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.
Ministero dell'Ambiente. E volevo dire due cose. Innanzitutto, per quanto riguarda la possibile revisione, ci tenevo a precisare che diciamo, i lavori in Commissione europea, quindi i lavori europei, sono a un punto morto, per cui non ci aspettiamo che l'Europa ci dia una guida su questo, ci indichi un cammino, perché non lo farà. Ha dichiarato chiaramente che non c'è necessità di intervenire sulla direttiva Fanghi, per cui insomma, se riteniamo che siano necessari degli aggiornamenti, il Ministero lo ritiene, tant'è che già aveva iniziato insieme a un sacco di soggetti qui presenti a fare una bozza di revisione solo degli allegati, quindi una bozza parziale. Insomma, dobbiamo farlo in casa e non aspettare, diciamo, l'Europa. E per quanto riguarda lo studio, ho visto che ci sono, ho aperto bene rapidamente il rapporto, ho visto che ci sono i dati dei fanghi nazionali, che immagino siano quelli che avevamo trasmesso, mi pare che sia stata una richiesta al Ministero che mi hanno dato dei dati. Perché il mio collega li aveva trasmessi, quindi forse non li aveva utilizzati. Sono stati trasmessi un altro. Vabbè, quindi diciamo, noi abbiamo tutti i dati e forse sarebbe anche, diciamo, utile che venissero ripresi forse nel rapporto. Li abbiamo pubblicati di recente Ecomondo quest'anno e diciamo, per fare questo lavoro insieme a CNR e all'ingegner Minini abbiamo iniziato a dargli una prima occhiata e purtroppo ci siamo resi conto che, diciamo, c'erano tantissime incongruenze anche da regioni sospettabili. E quindi insomma, ecco, se li vogliamo aggiungere, però ecco, con un attimo di cautela, perché molte regioni ce li stanno rimandando, come la Puglia, perché appunto ci sono stati un sacco di errori nelle passate. Errori alla fonte. Comunque non sono attendibili neanche ora, quelli che arrivano. Ah, ok. C'è sempre un terzo del reato. Ah, ok. Sono sempre. No, come sostanza secca. E poi io concordo pienamente con quello che diceva il collega della Puglia, perché diciamo, oramai guardando i dati a livello nazionale, insomma, presentandoli un paio di volte al mondo, quello che, e anche poi pensando a una possibile revisione, cioè noi ci rendiamo conto che questo è uno strumento che non è pienamente utilizzato in Italia. E questo è un peccato, soprattutto se guardiamo anche alla revisione della direttiva di scariche, che prevede veramente che entro il 2030 il compenso in discarica deve essere uguale al 5% dei rifiuti, non solo gli urbani, ma tutti i rifiuti. Cioè, capiamo che appunto i fanghi devono trovare un altro destino che non sia quello della discarica. E quindi soprattutto io penso che il tavolo, se diventerà veramente permanente, o comunque insomma, se è necessario che lavori anche tanto su questo aspetto, sul fatto di implementare questo strumento appieno nelle regioni dove purtroppo vediamo che le percentuali di utilizzo sono pari a zero. E un'ultima cosa sui gesti di generazione, noi come Ministero siamo molto cauti su questo, vorremmo che ci fossero anche dei lavori scientifici e tecnici alla base prima di prendere delle decisioni avventate, come si sta cercando di fare, diciamo, in altri ambiti. E quindi mi auspico anche che magari il rapporto possa prendere in considerazione questo aspetto, che è rilevante. Posso rispondere alla collega del Ministero? Noi, cioè, il tavolo come coordinamento, come, diciamo, attività di quanti sono coinvolti, senz'altro ISPRA darà il massimo per seguire i lavori, diciamo, spronare tutti quelli che ci sono, però io direi che il ruolo del Ministero è anche quello di far entrare coloro che non ci sono, cioè, diciamo, ubi maior, no? Quindi ecco, questo. Sensibilizziamo il Ministero, anche se non c'è una direttiva europea che ce lo impone, facciamo i primi della classe, insomma, è l'auspicio dell'ISPRA. Un
Allora, io ringrazio i colleghi per tutto il lavoro che hanno fatto, che sicuramente è molto molto interessante, e avendo partecipato proprio al tavolo di cui parlava la dottoressa Sagnotti, ci siamo trovati davanti a una serie di difficoltà anche semplicemente nel dover riaffrontare il problema di emendare quello che è il 99-92. Sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura c'è una diffidenza immensa da parte degli agricoltori, proprio per tutto quello che è stato fatto. Nella stessa regione Lazio abbiamo pochissimi casi e lavorando con chi si occupa anche di produzione di fanghi potenzialmente utilizzabili in agricoltura, si raccoglie proprio questa diffidenza e l'operatore si trova a dover individuare altre alternative. Per cui forse bisognerebbe fare anche una campagna promozionale, cioè qualcosa, esatto, perché quello che dice il collega della Puglia è pienamente condivisibile. Io mi occupo del comparto agricolo e quello che ci preme più di tutto in questo momento è tutelare la fertilità dei nostri suoli che si stanno depauperando e dobbiamo in qualche modo trovare una soluzione a questo. Ovviamente tutelarla in che modo però? Con criteri di qualità, perché effettivamente abbiamo sotto gli occhi anche tante situazioni nelle quali poi gli agricoltori hanno ragione ad essere diffidenti, per cui ben venga qualunque tipo di controllo. Bellissima l'idea dei colleghi di fare i capelli di fondo per poter capire che cosa c'è sotto e come poter utilizzare, perché questa è una cosa che noi abbiamo sempre chiesto, perché di fatto ci sono delle problematiche legate proprio alla naturalità del sito che ti comportano comunque. Questo è anche un concetto di tipo, tra virgolette, diciamo filosofico sul quale ragionare, perché laddove noi abbiamo delle situazioni per le quali abbiamo un fondo che è un fondo molto ricco, che si deve fare, che, come ci si deve comportare, che cosa, qual è il reale rischio per la salute poi di chi va a consumare quelle derrate alimentari che vengono prodotte in quel sito. Cioè ci sono poi alla base tante, tante riflessioni di altro tipo. Che si debba predisporre un piano di utilizzazione agronomica, noi abbiamo pubblicato un volume in questo senso, penso alla fine degli anni 90, dicendo che bisogna assolutamente, così come abbiamo un piano di utilizzazione degli effluenti zootecnici, dobbiamo anche andare a predisporre qualcosa per i fanghi. Meno male se ci riusciamo, forse qualcosa di estremamente innovativo all'alba del 2015. Questa è assolutamente necessaria, questo passaggio è assolutamente necessario, perché parlando proprio dell'esperienza personale in azienda Marani noi abbiamo condotto una sperimentazione penso per 15 anni con il progetto famoso, progetto 20 era l'azienda Marani, quando arrivamo noi con il Panda c'erano già degli anni di sperimentazione, lì abbiamo sviscerato di tutto e di più, abbiamo veramente un fiume di informazione, però si vedeva chiaramente che se il fango non veniva dato come si doveva avevamo delle produzioni aberranti, cioè avevamo magari il barbabello da zucchero con il frutto così e le foglie così, avevamo il frumento completamente allettato e via di seguito, quindi non ci si può inventare poi va tutto contestualizzato in un contesto agricolo e anche il fango, il riferimento del fango ad uso agricolo deve essere comunque qualcosa di molto vicino ad un ambientante che sia di qualità, perché poi ci sono problematiche di altro tipo, insomma, che non sto qui a raccontarvi perché oramai sono note. Ultima informazione, abbiamo in corso una sperimentazione presso la nostra azienda sperimentale proprio su questo discorso dei fanghi trattati con calcio, proprio per andare a capire qualcosa di serio su questo, perché effettivamente siamo stati investiti anche da una serie di richieste da parte del Corpo Forestale dello Stato, da parte del nostro stesso Ministero, e in questo momento presso la nostra azienda sperimentale stiamo facendo delle prove di lunga durata su fanghi trattati diversamente, con quale percentuale, perché anche lì così ha un'altra problematica, perché ovviamente il suolo non è che può essere un recettore che si va a prendere di tutto. Nel momento in cui poi andiamo a rendere un suolo infertile per varie motivazioni, non sono dei problemi, sono dei problemi veramente molto molto seri.
quindi ben venga tutto questo, a disposizione noi come CRA, ma sicuramente penso che i colleghi del Ministero dell'Agricoltura, se ci fossero stati, avrebbero condiviso, perché poi si lavora tutti quanti insieme, il tavolo tecnico c'erano loro, ci siamo noi, e queste sono le problematiche che abbiamo sempre. Come possiamo acquisire una copia del rapporto, dello studio? Allora, il rapporto è consultabile presso la stanza di lavoro. Noi a tutti i partecipanti, ma sono ormai, cioè dipende da chi. Per quanto riguarda il tavolo presente, è alcuni mesi che abbiamo inviato il tempo. Da settembre, diciamo. Per quanto riguarda chi ha partecipato in qualche modo al progetto, sono anni che non è la stanza di lavoro. Qualche altro vede la io anche volta. Non ce l'ho. Allora, diciamo da chi, adesso per non fare un discorso personale, la segreteria che vi ha inviato l'invito a partecipare, se voi informate con una semplice mail la segreteria, nel giro di mezza giornata avete le credenziali di accesso. Voi come Regione di Puglia però ce l'avete già. Io non sono una regione. Come ARPA Puglia, come ARPA. Vi assicuro. Comunque non ha problemi. Quindi è molto rapido per l'accesso. Sì, sì, va bene. Stanno a cuore le produzioni agricole, quindi ci sono ovviamente dei problemi nel collocare questi materiali, ma mi ricordo che all'inizio, i primi incontri che facevamo, uno dei momenti, una delle motivazioni che spingevano anche a definire delle linee guida, se si vuole complesse, comunque adeguate alla gestione di questi materiali, era anche il discorso di tutelare la qualità dei suoli. Quindi il modo per tutelare però la qualità dei suoli e di rendere accettabili anche da parte degli agricoltori questi materiali che comunque sono estranei, sono anche se è sostanza organica che si apporta e si dice che renderà meno sterili i nostri suoli, che non è del tutto vero, perché poi se si smette dopo 3 anni quella sostanza organica sparisce. Quindi è una situazione dico solo che è una sostanza organica che ha una struttura di un certo tipo, non è quella tra virgolette naturale dovuta a cicli naturali, quindi sono materiali comunque estranei, esogeni che vengono messi. Come fare però per far incontrare comunque questa necessità di collocare questi materiali sui suoli e non in discarica? Giustamente, secondo me sono i sistemi informativi. Cioè da questo io posso anche derogare e rimandare il discorso della produzione del CAP, del fondo naturale antropico, che peraltro non costano tanto, bisogna solo avere la volontà di farle, ma sui sistemi informativi non si può derogare, perché sono la misura della serietà di chi gestisce, di fatto, che fa controlli sul territorio e che quindi è in grado di documentare la qualità dei materiali e sa seguire nel tempo quella che è l'evoluzione anche nei suoli che vengono trattati costantemente con questi materiali, perché poi noi ne sappiamo fino a un certo punto, cioè se lo stesso suolo per 50 anni avrà quel materiale, che ne sappiamo noi che come sarà. Cioè l'unica possibilità che abbiamo è avere dei sistemi informativi geografici che ci dicono quali sono i terreni trattati, che tipo di fango viene messo, ed è questo. Io lo dico, questo problema di avere dei sistemi informativi geografici al giorno d'oggi dovrebbe essere tutto sommato abbastanza semplice. I GIS li hanno tutti, i più sgangherati, si possono scaricare. Ci vuole la volontà di popolare, popolare secondo me non è difficile, perché quasi tutte le strutture ARPA o tecniche hanno delle persone in grado di gestire un GIS, di caricare le informazioni, di avere un database.
però a livello nazionale secondo me lo sforzo maggiore dovrebbe essere fatto su questo. Non si può andare avanti con i fogli Excel o con delle tabelle, con l'indirizzo dell'azienda. Questo non ha nessuna tutela sulla qualità dell'ambiente e neanche per me una garanzia per l'agricoltore, quindi fanno bene gli agricoltori a non volerli, perché non hanno alle spalle dei supporti conoscitivi seri. Quindi per me, siccome questa, io sono in fase di chiusura della mia attività, ma sono anni che sento la necessità per tutelare la qualità dei suoli e di conseguenza le produzioni, che deve essere affrontato in questo modo, se no non... Posso dire, aggiungo solo due cose velocemente, prendendo spunto da quanto diceva il collega della Fortuna. Da un lato credo che non bisogna esagerare le differenze, perché se è pur vero che ci sono situazioni, diciamo, diverse dal punto di vista della realtà socio-economica, però è sempre pur vero che i fanghi hanno mediamente quella stessa composizione e quelle caratteristiche, e i suoli italiani, insomma, vabbè, ci sono delle differenze, però voglio dire, il suolo è una matrice che ha le uguali necessità di salvaguardia, insomma, tra il nord e il sud. Il problema della stanza organica c'erano anche noi, magari un po' meno che al sud, però ecco, quindi secondo me rimangono comunque le opportunità di fare qualcosa di uniforme per affrontare, dal punto di vista metodologico, per affrontare le questioni che abbiamo sollevato. Rispetto invece alla problematica che sollevava, ma chi è che sostiene i costi? Ma a me sembra abbastanza logico che non deve essere l'operatore agricolo, deve essere il produttore dei fanghi, nel vostro caso. Cioè, se intanto, prima di tutto, i fanghi non organici non devono più andare in discarica, quindi anche il gestore non può dire tanto se non lo recupero lo porto in discarica, perché non lo può più fare, al limite lo porterà in inceneritore. Vabbè. In ogni caso quei costi comunque li sostiene, ora rientrano, fanno parte della tariffa, tutti quanti li paghiamo, anche i costi di smaltimento e gestione del fango, quindi credo che là dentro ci possano essere anche le risorse per fare tutte queste attività di verifica, di controllo, di utilizzazione agronomica fatta con grano salis, cioè fatta con tutta una serie di criteri di controllo e di verifica che sono necessari per assolvere. Dal mio punto di vista, comunque, aggiungendo il fatto che le piattaforme possono aiutare, perché diventano punti di riferimento di una certa dimensione e in grado di poter gestire tutta l'informazione, quindi l'inserimento dei dati, l'acquisizione dei fanghi, il trattamento, le analisi e poi gli spandimenti. Se non siamo naufragati in Lombardia, forse perché i fanghi passavano da questi impianti, non ogni depuratore si faceva autorizzare per andare in giro. Questo forse è stato un aspetto positivo. C'è qualche altro intervento? Non voglio che rimangano cose in sospeso, meglio che emergano subito. E comunque, ecco, ribadisco che questo è un inizio che tra l'altro ha voluto il nostro Presidente, per me anche inaspettato, perché io pensavo di aver chiuso il lavoro già da un po' di tempo, ecco, però mi sembra che sia, alla fine risulti un'iniziativa lodevole, importante. È importante, ecco, capire cosa facciamo adesso. Allora, sistema informatici che abbiamo tutti, la gente per caricare i dati anche, manca il dato, cioè il dato, no, io so, il dato della qualità dei suoli. Io conosco i problemi della mia regione e so che ancora non è, per quanto riguarda questa partita della gestione dei fanghi, cioè noi sappiamo le superfici, sappiamo le quantità, ma non a parte l'esempio virtuoso di che ha presentato il dottor Vitali della provincia di Policesina, le altre province non sono così. E per me, voglio dire, lo dico per la mia regione, che è appassionata anche sul suolo, perché ha ancora un settore del suolo attivo, però per esempio, quindi i sistemi informativi sono quelli, non sono solamente l'elenco delle ditte o con i fogli Excel, non sono questi, ci vogliono io sto parlando del fondo naturale, no, non ce l'ho. No, io non sto parlando di quello, anzi, non
parliamo assolutamente di quello. Io sto dicendo che dei sistemi di difesa, per avere una visione da parte degli agricoltori, devono avere la certezza che c'è un sistema di controllo della qualità. Partire o io penso ad orso, penso a tutti i comuni a volontariamente poi cioè, questa forse è anche una piccola risposta alla dottoressa Sagnotti, perché sul discorso della qualità dei dati, diciamo appunto che voi gestite, è la prima cosa che è emersa nel nostro gruppo di lavoro, cioè erano dati, cioè gli stessi regionali dicevano comunque, non si fidavano dei dati che arrivavano al ministero e quindi è un problema, ma la risposta immediata che tutti hanno dato è proprio sulla produzione, sui dati di produzione, poi il dato di utilizzo insomma più o meno sembra il dato di utilizzo appunto quello è sembra abbastanza sì, e invece il dato di produzione è veramente un problema terribile. Ripeto la domanda, che facciamo da oggi in poi? Vedo che lei non è una risposta. Va bene, vediamo il documento, vi mandiamo alcune note scritte, poi Poi diciamo vediamo. Allora, lo scopo di questo incontro sostanzialmente è stato quello di rendere pubblico a una serie di esperti e soprattutto alle ARPA che non avevano collaborato al progetto questo documento, in modo tale che da questo ecco, emergano anche delle emergenze, delle possibilità di prosecuzione del lavoro, eccetera. Adesso dovrebbe essere il Presidente che tira le conclusioni, non è presente e quindi... allora voglio dire, credo che oggi sia circolata un'informazione che prima evidentemente non... anche perché il gruppo che ha lavorato ha avuto accesso al documento è un gruppo ristretto. Adesso si sta estendendo intanto questo discorso per volontà. Era già nei nostri desiderata, però trovare come farlo, ecco, questa è stata un'iniziativa del Presidente, in modo che questo documento e le sue conclusioni girassero nell'ambito di tutte le ARPA, non solo di questo gruppo ristretto che per forza di cose comincia a lavorare questa proposta. Quindi intanto c'è stata questa circolazione di informazioni che è andata per gli istituti esterni che noi avremmo voluto, lo dico proprio, coinvolgere fin dall'inizio, ma che per motivi organizzativi finanziari non è stato possibile. Adesso è anche nostro compito di tutti trovare cosa fare, cosa partire un po', è stato lanciato un sasso, speriamo che questo sasso porti a voi. Io peraltro penso che, cioè già questo confronto, voglio dire, la presenza del Ministro dell'Ambiente, la presenza di diverse ARPA, è un passo avanti. Penso che sia un passo avanti in questo senso. Peccato questa riunione dove mancano insomma dei protagonisti importanti e speriamo nell'ampliamento del parterre che lavori concretamente alla stesura di questo rapporto e poi anche per l'aggiornamento della normativa, cioè vuol dire il passo successivo è quello, io credo. Poi sentiremo anche attraverso forse il Consiglio federale se ci saranno delle novità, potremo riportare quello che ci siamo detti alla luce poi delle vostre, diciamo, dei vostri suggerimenti, delle vostre modifiche e consegnare il rapporto anche al Consiglio federale, vediamo l'intenzione del Presidente e dei direttori delle ARPA, comunichiamo al Ministero diciamo le evoluzioni di questo lavoro, gli stadi di avanzamento e speriamo in un coinvolgimento anche delle regioni che non ci sono, perché noi possiamo spingere, sollecitare le ARPA a collaborare, però le regioni direi che politicamente, appunto come dicevo prima, sarebbe più corretto anche un vostro forte spinta. Dopodiché c'è anche poco tempo, ma bisogna farlo. L'importante è anche che non c'è questa pressione dell'Europa, ma che c'è un'esigenza fortissima nostra, quindi questo è importante. No? Penso che sia una dichiarazione di forte interesse e sensibilità nei confronti del nostro territorio, è il nostro interesse, quindi sta a noi. Se ci sono altri suggerimenti, altri contributi, ben vengano, anche prima possibile.
chiariremo subito questa piccola cosa che non ha consentito il vostro, la vostra partecipazione. Chiamateci, ecco, telefonateci, è una cosa tecnica del portale web, che tra l'altro appunto c'è, due colleghi sono qui, quindi si interviene facilmente, quindi qualsiasi cosa ostativa, per carità, questa banale. È stata l'intermediazione della regione. Qualche problema, non volevo dirlo, sì. Però fosse evidente. No, no, problema tecnico, non politico. Per ora grazie, e se volete siamo al sottosuolo, così ci andiamo giù e ci vediamo.